sono alcuni piccoli problemi tecnici, ma insomma in genere i problemi sono fatti apposta per essere risolti. Speriamo questa nota ottimistica. Apriamo questa lezione del corso. Comincio subito con un avviso. Sabato 18 alle 14 alla Casa della Memoria, in via Confalonieri 14, metro Garibaldi, per chi conosce Milano. All'interno di Book City c'è la presentazione organizzata dal CESPI del libro di Giovanni, Resistenza senza fucile, l'ultimo libro di Giovanni Bianchi. La presentazione verrà con Renzo Sabbi e Vittorio Gioiello del CESPI. Vedremo anche un filmato in cui Giovanni Bianchi illustra il contenuto del testo quando ancora era alle stampe, quindi anche l'occasione di sentire dalla prima voce di Giovanni quello che era il suo intendimento in merito a questo lavoro, cosa si proponeva. Ce lo siamo già più o meno accennato, ma insomma sentirlo sicuramente dalla sua prima voce è tutt'altra cosa. Quindi vi invito tutti il sabato 18 alle 14 alla Casa della Memoria, via Confalonieri 14, metro Garibaldi. Veniamo invece alla lezione di oggi. Noi abbiamo inteso cominciare la seconda lezione. Meglio isola? Meglio isola, in effetti può essere, sì. Questa nuova fermata che aiuta molto in effetti gli spostamenti nel Torinale. Torniamo al corso di oggi, alla lezione del corso di oggi con Bruno Ballardini, filosofo del linguaggio e musicista di formazione. Quindi per professione copywriter ed esperto di comunicazione strategica e di nuovi media. Docente di tecniche della comunicazione pubblicitaria a Salerno e a Roma Sapienza, dove ha insegnato anche scrittura giornalistica. E fondatore, tra l'altro, di due cose molto interessanti, scuso per il termine cose, ma erano delle cose. Nautilus, che sarebbe è stata la prima agenzia pubblicitaria interamente dedicata alla comunicazione sociale e non proprio, quindi un'esperienza molto interessante, anche perché poi è degli anni 90, non è un esperimento dei tempi d'oggi, e Interatta, cioè l'Associazione Italiana della Comunicazione Interattiva. Saggista, scrittore per gli altri di testi quali La morte della pubblicità, in due edizioni, Il manuale di disinformazione, abbiamo qui lo simbolo. In genere i manuali sono fatti per informare, ma in effetti due interessanti applicazioni delle filosofie orientali alla vita quotidiana, cioè lo Zen e il Sun Tzu, e un libro interessante, oltre chiaramente al testo di oggi, sul Papa, sulla sua capacità di comunicazione, di presa, leader come Francesco. Sicuramente si tratta di una titolistica interessante che attira l'attenzione, non solo, parla di una certa padronanza dei verbi del mestiere, proprio mentre lo fa, ma soprattutto di un approccio a temi che sono più o meno alla ribalta, fatti da un punto di vista differente, un punto di vista molto utile a chi come noi è alla ricerca proprio degli strumenti, le chiavi che servono a comprendere meglio quello che ci sta intorno. Quello che ci sta intorno, in tutto questo intorno, pubblicità e comunicazione sono sicuramente due elementi che fanno parte integrante ormai della nostra vita quotidiana. Basta riflettere un attimo per rendersi conto che in alcune situazioni, posso citare per esempio quella recente vicenda che ha avuto per la protagonista suo malgrado Kevin Spacey, che è stato licenziato da una serie televisiva, ma in quanto presidente degli Stati Uniti nella serie, ma è stato licenziato a furore di popolo. È chiaro che qui si fanno sempre più labili i confini tra la comunicazione, la rappresentazione virtuale e quella reale, che fondamentalmente poteva succedere al presidente direttamente di essere stato scaricato in questo modo. Quindi, sicuramente la comunicazione è questo elemento in più che fa parte integrante della nostra vita. La scelta del tema di oggi, io provo a darvi un profilo dal punto di vista dei destinatari
ISIS, il marketing dell'apocalisse, il marketing che chiaramente spiegheranno meglio Walter, Ferrario e Paolo Ballardini, è una tecnica di collocamento, diciamo, di prodotti. Quindi questo presuppone che ci siano dei destinatari di queste tecniche, cioè delle persone che vengono colpite da queste tecniche. I destinatari sono a un certo punto tutti i giovani da entrambe le sponde del Mediterraneo, cioè quelli che appartengono a quella cultura del mondo arabo, del Medio Oriente, che sono stati evidentemente toccati dalla propaganda ISIS, cioè il modo in cui loro realizzano la loro aggressione mediatica, ma questo è successo anche ai giovani europei. Di questo ci dice forse che c'è una linea di congiunzione fra le due situazioni, perché entrambe le culture, evidentemente, poi ce lo spiegherà meglio il professor Ballardini, entrambe le culture, sia la nostra, diciamo, occidentale, che quella delle culture che si affacciano dall'altra parte del Mediterraneo, sono state interessate da un fenomeno di erosione a causa della, diciamo, della martellante opera del marketing delle multinazionali, che hanno in qualche modo forse privato un po' di senso le nostre società, e questo evidentemente è successo sia da questa parte che anche dall'altra parte. Io non so quale delle due cose sia più stupefacente, perché che noi possiamo essere stati permeati da messaggi, insomma, sono messaggi che privano di senso le nostre cose comuni. Dicevamo anche l'altra sera, la presentazione di un lavoro monumentale sull'Islam mediterraneo, il tratto comune sembra essere proprio la privazione di senso del nostro vivere civile, sia di qua che di là. Evidentemente anche loro sono permeabili a queste tecniche di comunicazione, a questo modello di consumo, che fondamentalmente di questo si tratta, cioè la colonizzazione di un modello di consumo che ci ha consumati noi innanzitutto, prima di consumare dei beni. E poi di questo si parlava in un lavoro sull'Islam mediterraneo di Salvando, in cui ipotizza il fatto che sarà forse necessario trovare dei termini nuovi di convivenza e dei nuovi paradigmi su cui trovare una nuova dimensione di democrazia che ci renda possibile una convivenza, perché altrimenti non si vede la fine di questa situazione, della situazione attuale, che vede sostanzialmente una specie di scontro di civiltà, quando invece lo scontro di civiltà, il conflitto è dentro le civiltà. Quindi noi abbiamo un momento di crisi dei nostri valori, dei nostri valori democratici, di quello che per noi è giusto o sbagliato, ma questo evidentemente avviene anche dall'altra parte. Parliamo quindi a pochi giorni dalla caduta, pare ormai definitiva, insomma, dell'ultima roccaforte dei Red Sword dello Stato Islamico, di questa esperienza che a me sembra più una esperienza di pirateria territoriale. Uso questa figura perché tra l'altro anche le bandiere sono nere, quindi forse tradiscono un po' involontariamente questa la loro vera natura. Un'esperienza di pirateria territoriale più che di imposizione di uno Stato teocratico a partire da una effettiva pratica religiosa, magari diciamo con punte aspre, ma sono dei pirati, tanto che, come esattamente accadeva nella pirateria, molti sbandati, che vi chiamo così banalmente, ma molti giovani che hanno perso di senso, hanno visto perdere di senso un po' la loro vita, non sono in grado di tracciare una linea identitaria, non hanno le risposte giuste alla loro domanda di identità, di socializzazione, questo a causa della crisi dei modelli di cui parlavo prima. Molti giovani vanno ad arruolarsi alla legge evidentemente di una carriera, di una affermazione personale. Quindi all'interno di questo, che mi sembra insomma lo scenario, adesso passo la parola poi a Walter Ferrario, che ci introdurrà il lavoro del professor Ballardini, e mi aspetto, spero insomma il professor Ballardini ci sappia dire poi come, proprio con quali tecniche, con quali capacità penetrative sia potuto succedere che
le nostre due culture siano entrate in crisi a causa di un modello che di tutto parla, ma insomma, il consumo non è vita, il consumo è morte. Grazie. Del tema della lezione di oggi, che è il primo luogo di potere che andiamo ad analizzare dopo la lezione introduttiva, è il linguaggio, con i suoi sistemi di comunicazione, il rapporto tra segno e significato, la capacità di usare i codici, sia verbali che non verbali, per formulare e trasmettere messaggi in forma persuasiva. E dopo vedremo quanto può essere persuasiva. La pubblicità si è servita del linguaggio, dei diversi linguaggi, per veicolare un messaggio persuasivo ad un obiettivo individuato da una strategia di marketing. E su questo punto faccio immediatamente la prima domanda al professor Ballardini, che è questa. Qual è veramente la reale capacità di persuasione del linguaggio pubblicitario? Appunto, è reale o è solo nella nostra idea? Cioè, riesce veramente ad ottenere quegli scopi che si prefigge? No? Quindi è proprio vero che messaggi tecnicamente ben costruiti possano spingere qualcuno a fare esattamente l'azione che abbiamo progettato? La risposta, appunto, spero verrà tardi. La pubblicità usa una macchina persuasiva messa in moto da un'agenzia di pubblicità per conto del cliente che prevede una strategia di comunicazione complessa e articolata su diversi mezzi, con messaggi persuasivi all'utente finale basati sulla creatività che viene messa in campo all'interno appunto di un'agenzia di pubblicità da una coppia copywriter art director. Il primo specialista del testo, e questo è tra le varie cose appunto uno del così dei lavori fatti dal professor Ballardini nella sua vita, addirittura poi fondando un'agenzia, come ci diceva prima Lucia. Copywriter appunto lo specialista del testo, l'art director è lo specialista della parte visiva della comunicazione, dalla grafica alle immagini, tutto quello che segue. Andiamo a vedere un attimino che cos'è il marketing e perché il marketing è in fondo una strategia di guerra, ne usa proprio le parole, parole di guerra il marketing. Marketing deriva da market, cioè vendere. Strategia invece è un insieme di tutto ciò che serve per uno scopo solo, prevalere sul nemico. Ovvero, come utilizzare meglio metodi e mezzi per collocare con il massimo profitto un prodotto sul mercato, prodotto che può essere indifferentemente uno smartphone, una mina antiuomo, una bibita, una partita di cocaina, perché appunto anche il crimine usa il marketing. Ogni prodotto e ogni brand, ogni marca ha il suo mercato e affronta scegliendo e programmando le politiche di prezzo, distribuzione, vendita, pubblicità, promozione, tutte queste tecniche più idonee per colpire un target. Due parole che sono proprio parole di guerra. Individuato, questo target viene individuato da analisi di mercato. Il marketing strategico si basa sull'analisi dei bisogni degli individui singoli organizzati in gruppi, cercando di cogliere le opportunità offerte dai loro bisogni insoddisfatti. Seconda domanda che pongo al professor Ballardini è questa: è possibile generare dei bisogni artificiali in un determinato gruppo per poi vendere loro uno specifico prodotto? Penso a campagne stampa, televisive, internet, mascherate, truccate da indagini scientifiche, ce ne sono tantissime in giro, pseudoscientifiche, fake news e tutto quello che segue, soprattutto nel web. Marketing e internet. Internet ha provocato una vera rivoluzione nel marketing. La trasformazione digitale di questi ultimi anni ha fatto nascere quasi ogni giorno nuovi strumenti, nuovi canali per comunicare, per interconnettersi. Saper gestire
correttamente, in modo consapevole, le complesse interazioni dei media tradizionali, stampa, TV, radio, cinema, con i social media, ottenendo dei risultati voluti, è veramente difficile, ed è sempre più difficile. Ci sono casi di fallimenti grandiosi, di anche grandi aziende che hanno sbagliato totalmente a utilizzare questi mezzi. Ballardini, nell'introduzione al suo libro, fissa alcuni punti essenziali, avvertendoci prima che proprio nelle prime frasi del suo libro nulla è come appare, mai, nemmeno questo libro. Nonostante l'apparenza, infatti, ciò che state per leggere non riguarda l'ISIS e nemmeno quello che c'è dietro. Questo libro è prima di tutto un atto d'accusa verso il modo in cui la rete, che avrebbe dovuto portare democrazia, risvegliare le coscienze, liberare l'umanità, si sia trasformata nel più efficace dispositivo per controllare, manipolare e deformare la realtà e, in definitiva, dominare grandi masse, orientandone le scelte. I punti a sfavore di Internet e a favore di questa manipolazione delle coscienze sono: non esiste ancora nessun modo per difenderci dalla disinformazione e dalla manipolazione che avvengono attraverso Internet. Una nuova tecnologia non è necessariamente uno strumento educativo, non incide minimamente sui valori di chi la usa e nemmeno sulla sua visione del mondo. Non è possibile verificare le fonti delle notizie, anzi, oggi è perfino più facile creare delle fonti false. In Internet si può essere ingannate mille volte contemporaneamente. In che cosa consiste, a questo punto, il marketing dell'apocalisse, che è il titolo appunto del libro del professor Ballardini? Riporto ancora le sue parole. Il marketing consiste essenzialmente nel creare relazioni durevoli tra una marca, in questo caso ISIS è una marca, vediamo anche da questo simbolino della R, il marchio registrato che è usato nella copertina del libro, che ci dice esattamente come la pensa su questo punto. Quindi creare relazioni durevoli tra una marca e i suoi stakeholder, termine che include anche i clienti potenziali non ancora fidelizzati da strappare alla concorrenza. Per stakeholder intendiamo tutti gli interessati alla marca, cioè clienti, fornitori, finanziatori, collaboratori, dipendenti, gruppi di interesse locale, i residenti in aree limitrofe. A questo marketing si è andato improvvisamente a sommare un fatto nuovo, dalle conseguenze, per il momento, secondo me, ancora imprevedibili. Il subappalto della guerra a società private. Cosa è successo, sostanzialmente? Se la guerra in passato è stata gestita sempre in prima persona dagli stati, attraverso i propri eserciti e le proprie organizzazioni militari, dopo l'11 settembre questa realtà è cambiata. Dice sempre il professor Ballardini, uno dei grandi segreti dell'era post 11 settembre è stata la decisione del presidente Bush di autorizzare la CIA a creare un'unità segreta con licenza di uccidere, con l'obiettivo di rintracciare ed eliminare membri di Al-Qaeda. Questo è un passaggio storico in cui il governo degli Stati Uniti dava per la prima volta ufficialmente in subappalto a società private l'attività di assassinio in operazioni coperte di guerra. Da qui nasce una prospettiva di eliminare gli eserciti. Perché sono troppo costosi per gli stati gli eserciti in tempo di pace, affittando questi eserciti solamente quando c'è una necessità. Si è aperto così il mercato della guerra alle società private, che ovviamente per sopravvivere necessitano di un mercato stabile per continuare a vivere, ovviamente proponendo un prodotto. Questo mercato deve essere pronto a riceverlo. Per questo non possono far altro che alimentare il marketing della guerra per la loro stessa sopravvivenza. Ballardini a questo punto fa un'osservazione che io ritengo molto interessante. Le organizzazioni militari private equivalgono in tutto e per tutto a organizzazioni terroristiche che sono a disposizione del miglior offerente. E questo è il marketing della guerra. E l'ISIS non è nient'altro che uno degli ultimi prodotti, se non l'ultimo prodotto. Quali sono le tecniche di marketing che adotta l'ISIS? Sono quelle usate da qualsiasi azienda per far conoscere il proprio brand e vendere i propri prodotti.
di nuovo c'è solo il loro uso in un contesto di guerra e il fatto che vengono utilizzate tutte insieme, da quelle più antiche a quelle più moderne. Ad esempio, utilizza strategie orientate al prodotto, strategie orientate ai consumatori. Penso che poi il professor Barraghini entrerà direttamente in questo spiegandoci come vengono usate, con quali scopi, quali sono chi le produce, come vengono distribuite, diffuse, eccetera. Quindi poi anche strategie dirette agli stakeholder, strategie di positioning, cioè di come la marca ISIS si posiziona sul mercato. Attenzione al naming, cioè al nome stesso della cosa in sé. Attenzione al branding, al rebranding, cioè tutte cose che sono veramente, chi si occupa di marketing, nel marketing quotidiano di ogni azienda. Usa la comunicazione strategica, usa i social media e li usa decisamente molto bene, in modo molto interessante. Usa addirittura un merchandising via web, quasi come no, la maglietta della squadra e con la bandiera della squadra del cuore, di calcio. Usa un marketing dell'anima, che penso che verrà anche questo spiegato meglio poi dal professor Ballardini. A questo punto, e qui chiudo questa presentazione, e la galla, la contraddizione più forte. Come può un prodotto definitivo, come l'ISIS appunto, che vuole ripristinare l'Islam più arcaico e radicale come sola alternativa ai valori occidentali, utilizzare a questo scopo le tecniche più sofisticate e raffinate della comunicazione pubblicitaria occidentale nostra? Perché? Soprattutto io mi chiedo perché le usa? Com'è possibile un simile cortocircuito di valori? A questo punto chiedo al professor Ballardini di dare una risposta a questi interrogativi. Grazie. Grazie. Problemi tecnici. Buongiorno a tutti. Io volevo integrare quello che ha detto il primissimo relatore, citando due libri che non sono stati citati, ma non sono qui per vendere libri, ma perché sono stati due momenti importanti nel mio percorso di ricerca. Uno era sul marketing della Chiesa Cattolica, che ha avuto un grande successo, nel senso che nel 2000 siamo usciti con questo testo, un saggio che appariva blasfemo, anche perché in copertina c'era il marchio di Dash, dove c'era scritto Gesù, ed era intitolato Gesù lava più bianco. Però in realtà non era una buttata, perché Gesù lava più bianco è esattamente quello che diceva San Paolo, è il supremo lavacro da cui esce l'anima, esce candida. E nello stesso tempo una citazione di un famosissimo pubblicitario che aveva scritto un libro intitolato Hollywood lava più bianco. All'interno non c'era niente di blasfemo, c'erano semplicemente testi del magistero della Chiesa a fronte con la loro traduzione in termini di marketing, per dimostrare che la Chiesa inconsapevolmente ha utilizzato fin dall'inizio quelli che riteniamo i principi fondanti del marketing moderno, quindi distribuzione, prezzo, no, perché il prodotto era gratis, target, eccetera, no? È stato preso molto sul serio. All'epoca ha avuto una reazione stizzita da alcuni organi stampa. Poi piano piano si è scoperto che invece era una cosa seria e sono iniziati degli studi su questa materia che si chiama marketing delle religioni o marketing del sacro in America con dei sociologi della religione. Io poi a distanza di 10 anni sono stato invitato dalla conferenza episcopale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi al di là della provocazione, l'importante è capire bene il senso delle parole, e questo vale anche per l'ISIS, vale anche per questo, l'argomento di cui parleremo oggi. Inutile dire che poi la casa editrice PM, che in origine era Pietro Marietti, casa cattolicissima, si è avvicinata dopo il successo di Gesù lava più bianco,
per fare il seguito. Io mi volevo sottrarre perché dico, basta, per l'Italia vuol diventare famoso su un argomento e muore così. Cioè, io non volevo morire vaticanista, però alla fine mi hanno convinto e c'è stato il seguito che è Gesù e i saldi di fine stagione all'epoca di Ratzinger, perché c'era una evidente crisi della Chiesa, evidente, era inutile far finta che non ci fosse. E la sfida proposta da PM, che ha pubblicato a autori cattolicissimi, no? Era quella cosa direbbe, cosa suggerirebbe un esperto di marketing alla Chiesa se gli ponesse il problema di consigliare, dare dei consigli di strategia su come superare l'attuale crisi. E vabbè, non mi sto ad annoiare con la vicenda, ma insomma all'inizio io non sapevo cosa fare, occorrevano dati, occorre sempre iniziare dalle basi che sono i dati reali, e quindi mi ricordavo di conoscere un cardinale che ho incontrato molti anni prima, lui si ricordava perfettamente di me, una cosa incredibile, una macchina, un cervello incredibile, e gli chiesi se potevo avere i dati statistici della crisi delle vocazioni, perché esiste un'agenzia di ricerca di mercato, come si fa nel marketing, interna al Vaticano, che fa le statistiche anche sul calo delle vocazioni, quindi meno preti, meno suore, eccetera. Almeno a partire da quello, e lui mi chiese, ma a lei cosa servono questi dati? Io gli dissi, ma devo fare un'analisi di marketing strategico sulla situazione della Chiesa. E lui mi disse, marketing? E che roba è? E naturalmente faceva finta di non saperlo, voleva capire le mie intenzioni. E io gli spiegai in due o tre riunioni. Naturalmente i discorsi che lui mi faceva erano molto interessanti, per cui io gli chiesi, se ne posso appoggiare qua il registratore, perché non vorrei perdere neanche una parola di questo nostro dibattito. Poi tornando dall'ultima di queste riunioni, ebbi l'illuminazione, cioè, caspita, ma questo è il libro? Cioè, io trascrivo i dialoghi tra me e il cardinale e faccio finta che sia stato lui a chiamarmi per affidarmi l'incarico di una consulenza di marketing, rovesciando i ruoli. A questo punto il libro era quasi fatto, perché poi dopo c'è tutta la ricerca e finisce con lui, è tutto vero, anche nei miei incontri con il gran maestro della massoneria, cioè la concorrenza, no? Cioè l'analisi SWOT è un quadrante con quattro settori dove ci sono rischi, opportunità, pericoli, eccetera, e tra i pericoli c'è la concorrenza. Allora a quel punto la concorrenza comprendeva tutti, fino ai protestanti, cioè con i conti veri, un dirigente delle ACLI, non lo so, c'è di tutto, fino a l'unica cosa che non è accaduta veramente, che è inventata, è la mia presentazione in slide di PowerPoint alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Quella non è mai accaduta, me la sono inventata. Però le 10 slide hanno avuto i complimenti, per me il premio è stato non le vendite, ma i complimenti di Hans Kung in persona. Quindi diciamo, ogni libro per me rappresenta un paletto, cerco di dare il massimo andando a cercare le informazioni. Adesso vi spiego come è successo, perché ho scritto un libro sull'ISIS, mi hanno incastrato con una sfida e purtroppo il mio punto debole sono le sfide e non sono riuscito a sottrarmi. E quindi in radio con Gianluca Nicoletti mi hanno detto in tre, tu dovresti scrivere un libro sull'ISIS, io ho fatto finta di far cadere il discorso, dopodiché mi ha telefonato l'editore e ha detto, guarda che vi abbiamo sentito, tu adesso scrivi un libro sull'ISIS. Vabbè, ok. E da quel momento sono iniziati 7 mesi di passione, nel senso negativo del termine, perché ovviamente non circolavano notizie sull'ISIS, nessuno sapeva nemmeno che cosa fosse. Ci siamo svegliati improvvisamente nel 2014 con un grande attacco mediatico, un bombardamento in gran stile su tutti i canali disponibili da parte di un'entità che si chiamava vagamente ISIS, non si sapeva nulla. E a noi arrivavano soltanto video di decapitazioni, ma poi non era quello il prodotto mediatico. Perché?
perché i video delle decapitazioni sono soltanto porzioni dei prodotti cinematografici, diciamo, più estesi, che hanno un significato, che ha, la parte finale è un'esecuzione come la condanna a morte di un prigioniero. Da noi arrivavano tagliati apposta e venivano, come dire, diffusi dai nostri giornalisti abituati a fare cronaca nera, scandalismo, gossip e rimestare un po' nell'orrore, che è una grossa responsabilità, dando un'immagine. Io non sto giustificando le decapitazioni, anzi, ma il mio obiettivo principale in questo libro è stato attaccare la casta dei giornalisti, perché se voi vi volete informare in questa epoca dovete smettere di vedere i telegiornali, smettere di leggere i giornali, perché vi raccontano menzogne, assolutamente menzogne. Non sapete nulla di quello che succede in Siria, non sapete nulla perché viene filtrato in Siria, fra poco in Libano, perché viene filtrato attraverso gli editori che sono al soldo di gruppi economici. Allora, io non approfondisco questo argomento perché non è mia materia, ma ci sono evidenze di questo. Perché? Perché basta andare a informarsi sui territori direttamente. Io sono abituato a trattare l'informazione con i dati reali e sono un ex pubblicitario, mi definisco spesso un pubblicitario pentito, ma perché ho scritto contro la pubblicità, ma non perché è menzognera, anzi, la pubblicità è tenuta a raccontare la verità almeno in una cosa, cioè quello che il prodotto promette al consumatore. Su quello non si può mentire, perché altrimenti è finita. E nel marketing vale il rapporto che si viene a creare tra marca e consumatore. Se si infrange questo rapporto di fiducia reciproca, è finita, non si vende più niente. Quindi non si può raccontare bugie. Io rispondo in 5 minuti alle domande, così parliamo d'altro, così andiamo avanti. Allora, la mia domanda era: la pubblicità è capace di persuadere? Facciamo queste, come introduzione al discorso, queste domande sono molto utili per avviare un dibattito su che cosa veramente è stato capace di fare l'ISIS e che cosa rappresenta in termini di comunicazione. La pubblicità non è in grado di persuadere nessuno. Lo dico da pubblicitario. Queste sono leggende metropolitane che sono state messe in giro da un giornalista invidioso che si chiama Vance Packard negli anni 50, quando vedeva emergere un nuovo tipo di professionista che gli faceva concorrenza. In effetti il copywriter era un redattore, quindi scriveva come un giornalista. Lo mettevano nella stanza di fianco, in un giornale, a divertirsi a scrivere testi corti così, dove descriveva i benefici di un prodotto, che poi passavano ai grafici che stavano in un'altra stanza. Infatti la cosiddetta coppia creativa di cui parlava Walter è venuta dopo, in una fase più evoluta della pubblicità, quando si è scoperto che un'idea è più forte, più solida, se costruita da una coppia che ragiona sia in termini visivi sia in termini verbali. Allora, all'epoca i copywriter erano ex giornalisti, e allora quelli che rimanevano a fare gli articoli, i giornalisti, avevano degli sbotti di bile, di invidia, a vedere degli ex colleghi che venivano pagati 10 volte di più, 10 no, ma almeno 5 sì, divertendosi con delle stupidaggini. Al che Vance Packard ha cominciato a screditare con un saggio abbastanza, di gossip, non contiene documenti, non contiene prove di scientifiche di quello che dice, ma diceva semplicemente: attenzione, che i pubblicitari vi manipolano, hanno la capacità magica quasi di farvi cambiare opinione, di persuadervi, di farvi fare qualunque cosa. Questo è il cancro del secolo, appunto. Da quel momento questo testo ha avuto una circolazione, perché a noi piace tanto il complottismo. Bisogna avere una mentalità scientifica delle cose, scientifica nel senso non di scienza o di scientismo, ma andare fino in fondo e capire le vere ragioni, non accettare un'opinione per sentito dire, va dimostrato. La parola è importante, se ha un valore, ma ha un valore se corrisponde a una realtà. Se non corrisponde a nessuna realtà, è un discorso che ha a che fare con l'ISIS, perché poi vediamo.
Quindi diciamo, non può persuadere. Anche il mio amico Oliviero Toscani, che è uno dei più rozzi pubblicitari esistenti in Italia, dal punto di vista tecnico, intendo dire, ma è abbastanza rozzo anche umanamente. No, diciamo, però la sua efficacia. Allora, lui è stato uno dei primi a dire, guardate che lo sanno anche i sassi, che non è che uno vede uno spot e come un cane di Pavlov si alza e va al supermercato. Ma non è vero affatto, la pubblicità serve a informare uno dell'esistenza di un prodotto, perché se non lo sapessi non lo andrei nemmeno a cercare, oppure non a cercare, non andrei, non me lo ricorderei, non lo noterei quando passo allo scaffale e vedo un prodotto nuovo. Se mi ricordo che è uscito, me l'hanno detto, guarda che è uscito questo prodotto, no? In secondo luogo sarà informare che risponde a una tua esigenza, cioè cercavi uno shampoo che ti rende i capelli più morbidi, adesso c'è. Okay. Cioè, se non l'avessi saputo non ci avrei fatto caso. Quando, quello, passo davanti allo scaffale e mi ricordo che me l'hanno detto, ma non mi hanno convinto. Io mi convinco solo quando lo provo, poi se non funziona, finito. Cioè, no. Allora io non ho problemi. Allora, una piccola integrazione, la parola marketing da noi è stata travisata. Noi siamo giovani sia come pubblicità sia dal punto di vista del marketing, perché queste cose si facevano in America, che è diciamo la terra dove sono nate queste tecnologie, questi metodi, hanno 100 anni prima di noi. Dalla fine, dal 1800 si faceva pubblicità. Quindi diciamo che hanno avuto varie stagioni di evoluzione di questo metodo. Noi ci siamo arrivati nel dopoguerra, ma molto molto tardi, quindi durante il boom economico, quindi noi abbiamo imparato tardi. E ancora c'è un'ambiguità sul marketing, che si pensa che abbia a che fare con le vendite. Il marketing con le vendite non c'entra assolutamente niente. Il marketing serve a stabilire un rapporto di fiducia, punto, e basta. Mentre da noi, quelli che si sono improvvisati a fare marketing sono gli ex responsabili dell'ufficio acquisti, dell'ufficio vendite. Quindi loro sono nati con le vendite e pensano solo alle vendite. Quindi per loro marketing significa vendere, vendere, vendere a qualunque costo. È stato anche deformato in epoca berlusconiana questo, perché all'epoca gli esperti di marketing di Berlusconi, che ancora non avevano fatto i master all'estero, erano i suoi venditori, non facevano altro che vendere. Hanno gonfiato il mercato anche della pubblicità e hanno determinato la fine della pubblicità in termini di investimenti. Perché? Lo spiego in un attimo. Perché hanno attuato una politica di prezzi da venditori di tappeti. Cioè i famosi venditori di Mediaset erano letteralmente dei venditori di tappeti, perché cambiavano i prezzi continuamente. Allora, quello che rende il prodotto un prodotto è il prezzo fisso. Apple ha una politica rigidissima sul prezzo. Perché? Perché al prezzo deve corrispondere un preciso valore. Non è possibile che ci siano i saldi, non è possibile che si faccia uno sconto, perché allora il pubblico direbbe, ah, ma allora mi hai fregato, ma allora il costo vero non è questo, quello che mi hai raccontato fino all'altro ieri. Il costo vero è quello che stai facendo adesso, con il 30% di sconto, col 40% di sconto. Questo non è marketing, è bieca politica di vendita irrazionale. È chiaro che se gli spazi pubblicitari di Mediaset cambiavano da un giorno all'altro, chiamavano le agenzie, io c'ero, chiamavano le agenzie e dicevano abbiamo un'offerta fantastica, per la prossima settimana in peak time vi facciamo il 50% di sconto. Dai ragazzi, ma allora significa che ci avete fregati fino a oggi? E con questi cambi continui è chiaro che si rompe la fiducia. La crisi della pubblicità è stata quando qualche marca che cominciava a dire vabbè, insomma, ma costa un po' troppo, ha finalmente telefonato al fornitore finale senza tutti gli intermediari, perché noi facevamo la fatturazione unica, non so se ti ricordi, con dei ricarichi del 400%, dentro c'era tutto, c'era il prezzo reale più le consulenze, la nostra consulenza c'era, però ogni fornitore della catena che era impacchettata all'interno di un'unica fattura aveva a
sua volta ricaricato un prezzo. Quando insomma alla fine una marca qualsiasi ha telefonato alla tipografia e ha detto: senta, ma quanto viene a costare questo manifesto 6x3 nelle principali città italiane? E loro gli hanno detto quello che costava realmente. Sono caduti dal cielo tutti quanti. È crollata la bolla, si è sgonfiata come un soufflé. Perché? Perché finalmente le marche hanno capito che erano state fregate e quelli non erano i prezzi della pubblicità. Crisi, fine del settore. In quel momento arriva internet, che sembrava il paradiso. Perché? Perché internet è gratis. No? Basta un ragazzino smanettone che programma in HTML, all'epoca HTML 1.0, che era il protocollo per fare la grafica delle pagine con dei GIF o delle immagini scritto con un solo due tipi di carattere, corsivo e normale, che era quello usato dal CERN di Ginevra, perché l'hanno inventato per condividere nella comunità internazionale tramite la rete dei documenti comuni, perché sennò prima se li dovevano mandare con la posta, cioè col corriere. Allora, mettere le mani su un documento, riscriverlo, modificarlo e rispedirlo è un martirio. Cioè, quando nelle comunità scientifiche un documento condiviso ha degli aggiornamenti quasi quotidiani, cioè è una cosa impensabile. Internet è nato per questo, per questa cosa qua. Poi è stato, come dire, regalato all'umanità e da lì alla fine è arrivato anche il marketing delle marche, ha detto: ma è fantastico, possiamo fare tutto. Ultimi ad utilizzarlo sono stati quelli dell'ISIS, perché hanno detto: caspita, arriviamo dappertutto, senza costi. Bene. Finisco le domande, no, finivo per rubare tempo con risposte enciclopediche, ma cerchiamo di finire la serie di domande. Allora, è possibile generare bisogni? No, non è possibile generare bisogni, i bisogni esistono già. Quello che fa il marketing con le ricerche di mercato è andare a individuare quali sono attualmente i bisogni di una certa fascia sociale, addirittura di una target. Noi arriviamo quasi all'individuo adesso, con un lavoro di messa a fuoco del target, dato dai dati socio-economici molto molto precisi, arriviamo quasi a prendere la mira con un cannoncino di precisione. Prima si sparava all'imbracciata, cioè all'epoca di Carosello si sparava a 360 gradi, se qualcuno beccheremo, cioè come dire dopo io coi. Ed era dei costi pazzeschi, cioè all'epoca è impensabile degli spot da 2 minuti, cioè. Perché sono tornati poi adesso nel formato cinematografico. Io vi invito ad andare su internet a vedere, bellissimo, io mi sono commosso perché mi ha ricordato, mi sto commuovendo come i vecchi, no? Ormai sono vecchio, a 63 anni sono vecchio per la pubblicità, e a vedere lo spot istituzionale per la nascita della celebrazione della centenario, mi sembra, della Amaro Montenegro, che racconta la storia vera del fondatore, che era un alchimista, un viaggiatore, un avventuriero, eccetera, e alla fine va in giro per il mondo a cercare queste essenze rare. Chiaramente è una celebrazione del prodotto, della marca, però condito con questa storia un po' inventata. Adesso c'è la moda della narrazione. Era tutta una narrazione, una parola che mi fa venire l'orticaria a noi vecchi copi, però perché poi lo facciamo anche all'epoca nostra, quindi non esiste la narrazione, tutto è narrazione. Va bene, è mode passeggero. E lui si innamora da bambino della principessa di Montenegro e alla fine dedica questa opera, questo capolavoro, cioè la celebrazione di un prodotto fatto secondo il genio di un alchimista, alla principessa del Montenegro. Ma è girato in un modo pazzesco, dura 5 minuti, è un film, è una cosa che non si vedeva dall'epoca mia, quando si spendevano soldi, cioè quando si spendevano bene, in 30 secondi, 45 secondi si vedeva un film. Cosa che ha fatto di nuovo l'ISIS, non sembri che io cambio argomento,
che ha fatto l'ISIS con dei film veri che voi non avete visto perché non ve li hanno fatti vedere, non ve li faccio vedere perché non c'è il tempo, ma durano 1 ora e 10. Questi sono i prodotti di persuasione, perché la persuasione non si fa con uno spot pubblicitario. Ancora oggi ci sono campagne sociali, io ne so qualcosa perché ho fondato la prima agenzia specializzata in sociale, ma lavoravamo gratis. Quando è scoppiata la moda del fare lo spot sociale per prendere il facile premio pubblicitario, io ho smesso. Non abbiamo voluto premi, ma al massimo delle citazioni negli annual, però non è questo. 1 ora e 10, che cosa racconta l'ISIS? Racconta tutta la storia del popolo arabo, del califfato, racconta un sogno che non si è mai realizzato, perché quando è stato sconfitto l'impero ottomano, fine dei giochi. I territori poi dopo la seconda guerra mondiale sono stati divisi artificialmente, e infatti c'è uno dei tanti video, dei film dell'ISIS, dove c'è un guerrigliero, un mujahideen, che illustra, vedete qua, guardate qua, non si vede solo il deserto, ma c'è un cartello del confine tra Iraq e Siria, caduto per terra. Lui lo calpesta e dice questo confine non esiste più, noi siamo un solo popolo. Propaganda. La propaganda è invece un metodo che può convincere. Noi pubblicitari non possiamo convincere nessuno, la propaganda invece ha dei metodi di manipolazione molto, molto sperimentati, molto collaudati, che funzionano. Cioè, io con uno spot non posso far cambiare idea a qualcuno, non posso fare uno spot del Ministero della Salute per educare gli italiani a fare il vaccino, non funziona, non può funzionare, perché lo spot passa e non lascia nulla. Invece una argomentazione più complessa e molto ben costruita può modificare i comportamenti, il modo di pensare. Quindi non date la colpa alla pubblicità, noi non abbiamo colpa, siamo i più trasparenti. Casomai c'è un'altra categoria che diciamo voi di cui non sapete, non si sa molto, che agisce in background, che è quella delle pubbliche relazioni. Le relazioni pubbliche, quindi sono i veri persuasori, perché sono capaci di organizzare un congresso scientifico apparentemente trasparente, dove ci sono fior di relatori, per far passare alla fine, secondo la strategia con cui è stato composto il congresso scientifico, una certa tesi. Sono capaci di agire per convincere qualcuno a livello di direzione della comunità europea per far passare gli OGM, sono capaci. Cosa c'entrano gli OGM con l'ISIS? Io nel mio libro ho definito l'ISIS una OCM, cioè un organismo culturalmente modificato. Perché? Perché funziona esattamente come un OGM. Cioè è stato creato a tavolino, non in ambito arabo, ma col sostegno di alcuni arabi, tra cui i sauditi, per poter invadere dei territori bruciandoli, esattamente come fa un OGM. Allora, con che cosa? Con una cultura modificata artificialmente, che sarebbe un esperimento di laboratorio fatto dagli americani all'epoca dell'Afghanistan. Cioè hanno portato il salafismo, non so se avete sentito parlare, in Afghanistan non esisteva il salafismo, hanno fatto propaganda, possiamo far vedere un'immagine adesso? Io sono andato fino a Londra per cercare questo libro, mi apri quello lì. Questo libro ne è rimasta una sola copia nel museo di Londra. È stato, questo qui. È un libro di testo in lingua afghana per i bambini delle scuole. Un libro di aritmetica.
invece delle mele e delle pere ci sono proiettili, pistole, fucili, ma soprattutto ci sono operazioni del tipo il proiettile di un Kalashnikov, impugnato da un eroico mujahideen, viaggia alla velocità di 800 metri al secondo. Un infedele russo sta a 1,5 km. Quanto tempo ci mette la pallottola per bucare la fronte dell'infedele russo? Questo è l'educazione dei bambini afghani. Ma chi ha fatto questo libro? L'Università del Nebraska. È stato cancellato, è stato stampato in milioni di copie, è stato, non questo, diversi libri, è stato trasportato in Afghanistan con una organizzazione non governativa che dovrebbe essere apparentemente benefica, che si chiama USAID, aiuto dall'America, nelle scuole, e l'hanno dato ai bambini per la loro istruzione, per educarli all'odio verso i russi. Così si semina l'odio, si fa crescere una generazione in modo ideologico. Questi bambini degli anni 80 sono diventati, 20 anni dopo, quelli di Al-Qaeda. Cioè, sono diventati quelli che hanno aderito ad Al-Qaeda, perché è esattamente la stessa generazione. L'ISIS è una generazione successiva, non è territoriale, è multinazionale. L'ISIS ha una buona parte di fighter che vengono dall'Europa, sono fra noi, sono figli dell'Europa, sono ragazzi, figli di immigrati, di seconda, quindi arabi, sì, iracheni, di seconda generazione. Le famiglie si sono integrate, sono persone normalissime, i figli sono invece non si sono integrati perché magari intorno all'età dell'adolescenza fanno la contestazione. Chi contestano? Non contestano i valori nostri, perché non hanno ancora, cioè li contestano parzialmente, contestano la famiglia che si è integrata e si è prostituita ai valori dell'Occidente. Questi ragazzi sono degli estremisti perché sono nell'età dell'estremismo. All'epoca mia si entrava o nelle Brigate Rosse o nei NAR, diciamo, o perlomeno si fiancheggiava, si sosteneva la lotta armata, perché erano estremisti. In questo momento, in questa Europa senza valori, non ci sono valori forti, è facilissimo che un ragazzo in età nella cosiddetta età stupida aderisca all'ideologia forte, perché se vogliono contestare la famiglia hanno bisogno di essere autonomi almeno sul piano interiore e quindi trovarsi una stampella, un appoggio ideologico diverso che però gli dia sicurezza, ed è per questo che si contesta la famiglia ma si cerca un'ideologia estrema. Perché? Perché fino a un momento prima la famiglia forniva un modello forte su cui potersi appoggiare, ma contestando quello, a me serve, io non riesco ancora, mettiamo, a camminare con le mie gambe, sono ancora un ragazzino, quindi ho bisogno di una stampella forte. Dove la trovo? E a quel punto si incontra l'ideologia radicale. Ma se in questo momento in Europa, e lo dico anche per i nostri ragazzi, poi ci siamo quasi, se in Europa ci fosse come unica ideologia forte il nazismo, diventerebbero tutti nazisti. È facile. Non trovano altri valori perché i nostri valori sono finiti, sono in crisi. I nostri valori non hanno più nessun significato, né quelli della Chiesa, né quelli dello Stato. E in questa condizione prosperano le ideologie radicali che danno un apparente senso di potenza, un apparente senso di forza all'individuo. E l'individuo sceglie quello, perché io mi sento protetto, no? Ok, vabbè, se non entriamo in un... è sgradevole, lo so. A proposito, se qualcuno si preoccupava dell'argomento, volevo farvi una sorpresa, vi ho portato un oggetto dell'ISIS. però ve lo faccio vedere alla fine, come ci decide, che è molto interessante. No, niente di tutto questo. È tutto molto palese, molto, molto facile. Il problema è stato questo, andarsi a informare. Quando ho iniziato questo libro io volevo informarmi, ero molto arrabbiato per le sciocchezze. Da comunicatore mi rendo conto se una... si può vedere un'altra? Sono tre. Da comunicatore mi rendevo conto che
mi stavano raccontando delle sciocchezze, ma non capivo in che modo, in che senso. Quindi a un certo punto, quando l'occasione è stata data dal dover scrivere questo libro, mi sono informato direttamente alle fonti, cioè per me le fonti sono i terroristi. Come farebbe anche come dovrebbe fare un giornalista serio, anche rischiando. Quindi sono stato 7 mesi a contatto con i supporter, i sostenitori dello Stato Islamico, ragazzini arabi di tutti i tipi, okay? Che parlano inglese, parlavamo in inglese su Twitter, e facevo le notti ad aspettare l'uscita di un video per poterlo poi scaricare, perché poi veniva cancellato immediatamente. Io ho una videoteca mostruosa e nel libro alla fine ci sono le schede di tutta la prima stagione, che poi è finita, per fortuna è stata solo la prima, poi sono arrivati i russi per fortuna a gettare lo scompiglio nell'ISIS. Vabbè, allora, l'idea è questa: io sono andato a Londra a fotocopiare le pagine di questo libro e scoprire poi dopo da documenti, perché a Londra non sanno che cos'è, pensano che sia veramente un libro di testo delle scuole afghane. Invece io ho trovato tutti i documenti dell'Università del Nebraska, che ha fatto questo progetto pilota che serviva per indottrinare i bambini afghani. Non sono stati i radicali islamici a indottrinare i bambini afghani. Poi questa cosa ha giocato molto per i vari imam, i vari hanno detto: ah, però funziona, ci riteniamo. Quando il presidente Bush, no, prima ancora Reagan stava per essere travolto dallo scandalo, perché si stava cominciando a sapere, hanno distrutto tutti i libri, ne è rimasta una copia a Londra. Io, diciamo, quando mi metto di punta vado a cercare le cose. Poi, naturalmente, questo mi è servito per capire che tipo di operazione hanno fatto dopo, perché l'ISIS è successivo. Questo è sfociato in Al-Qaeda. Al-Qaeda esiste ancora, ma agisce sul territorio. L'ISIS ha la pretesa invece di espandersi, perché hanno uno slogan pubblicitario che dice rimanere ed espandersi. Quindi avevano tutt'altro obiettivo. Al-Baghdadi faceva parte di Al-Qaeda. Al-Baghdadi è uscito nel 2006 dal carcere di Camp Bucca, che era un campo di concentramento tipo Guantanamo, e il primo a stupirsi di questa decisione è stato il direttore del campo di concentramento. Ha detto: ma come? Ma questo era... avete detto che era un prigioniero di alta pericolosità, ma perché lo fate uscire? È stato fatto uscire. Da quel momento è sparito e ricomparso dopo un po' come capo dello Stato Islamico, di un presunto Stato Islamico che ancora non si sapeva cosa fosse. In un attimo, un bel niente, perché c'è stato un lavoro di indottrinamento e di capillare diffusione dell'ideologia, che è sfociato, diciamo, 7 anni dopo, nel grande attacco mediatico del 2014, che ha lasciato tutti quanti di stucco. Siamo rimasti allocchiti dalla potenza di fuoco, perché hanno utilizzato tutti i media esistenti contemporaneamente. Questo è interessante. La logica è quella, dal punto di vista militare, dell'attacco a Sciame, detto Swarm Attack. Questo è, diciamo, gergo tecnico. Sono diventato, mio malgrado, un analista di intelligence, perché sono andato sui canali, ho aspettato i video, ho parlato con loro, ho trascritto delle cose, ho poi fatto delle piccole analisi dei video, andando a scoprire dove loro mischiavano prigionieri con attori, perché il massimo della cattiveria non è uccidere una persona, ma fargli recitare la sua morte, come se fosse un attore. Quello che nel porno, nel cinema porno più perverso, definiscono snuff movie, cioè un film in cui c'è un sacrificio umano e la persona però deve recitare come se fosse un attore che sa che verrà sacrificato, ma fa una parte all'interno di una commedia assurda. E la morte è vera. Quindi la perversione, io anche qui vedo una perversione di tipo occidentale, perché questa roba non è orientale. In Oriente c'è un rispetto per la persona.
Fermo restando che i mercenari che hanno assoldato per ingrandire le bande dell'ISIS, a parte i ragazzini drogati, perché li mandavano in prima linea con una droga che si chiama Captagon, quindi esaltava il loro senso di onnipotenza, erano indottrinati a monte in Europa e poi arrivavano lì, finivano l'opera di indottrinamento, di manipolazione, e poi gli davano anche la droga, per cui avevi dei combattenti efficacissimi, non sul piano militare, perché erano assolutamente delle schiappe, cioè non è certamente un anno di addestramento che o pochi mesi, a seconda delle generazioni, a determinare un bravo combattente. Poi il brand ha preso piede, la marca è diventata consistente, hanno fatto anche la rivista dell'ISIS, ma allora avevano una radio, avevano canali di tutti i tipi, facevano i lungometraggi che venivano spezzettati in piccoli trailer, in piccoli frammenti, e diventava pervasiva questa logica. Arrivava fino a noi, ma in molti casi i prodotti mediatici erano diretti sia a loro sia all'Occidente. Io sono riuscito a trovare perfino un'agenzia di figurine. Avete presente, all'epoca mia c'erano le figurine Panini, e questi si scambiavano le figurine che erano gli sfondi per lo smartphone, possiamo far vedere adesso, dove questo è un acronimo. Poi vi dico la moda degli acronimi, che ha a che fare, è coerente. YOLO, cioè You Only Die Once, si muore una volta sola, perché non farlo col martirio? È una proposta simpatica, cioè è un invito al martirio. Qui vedete una Glock, una pistola che è molto di moda adesso in America, strano, cioè tutto riporta all'America, però... Poi con Photoshop hanno sporcata di sangue ed e fanno, come dire, rendono piacevole, auspicabile l'idea del martirio come se fosse un gioco per ragazzi. Si muore una volta sola, farlo bene, no? Che non vada sprecato. No, ecco, esatto. Ecco, la cosa interessante è che questi sfondi venivano fatti in un'agenzia di grafica a Londra. Quindi, se voi pensate agli arabi, i paesi, non c'entra niente, è tutta roba occidentale. Questa agenzia, chiamiamo agenzia, un po' come le case di produzione dello Stato Islamico, non c'è il palazzo con la casa di produzione, sono uno stanzino con una Mac, Final Cut per il montaggio, e poi i contributi, i video vengono portati dal campo di battaglia direttamente, riversati, che parola antica. Cioè, perché non giravamo in pellicola? No, allora monta direttamente in digitale, messe le colonne sonore, via, e poi veniva messo in rete immediatamente, e c'era la gente che si divertiva, questi ragazzini che amano il sangue, perché poi diventa un divertimento di gruppo, aspettavano su Twitter e si vedevano nel ritardo, si divertivano a fare delle barzellette, delle battute con, ecco, me stesso che aspetto, si vede uno scheletro con le ragnatele davanti al computer, dico, ecco me stesso che aspetta l'uscita del prossimo video dello Stato Islamico. Ma erano loro, cioè si divertivano perché per loro era uno spettacolo. Ora è chiaro che una guerra affidata ai ragazzini che probabilmente non hanno preso abbastanza ceffoni dai genitori, perché i genitori, probabilmente brava gente, erano intenti a lavorare e a integrarsi, questi erano lasciati allo stato brado, sono finiti così, molti, come anche il rapper tedesco Dezo Dog, che poi andato in Siria è diventato uno dei registi e uno dei membri importanti dell'apparato mediatico. Era un rapper, assolutamente uno che viveva come i rapper nei bassi fondi di Berlino, insieme a gang che imitavano le gang americane e cose così. E si rivede in Siria,
si dice che sia morto nel 2014, poi è morto di nuovo nel 2015, e finalmente gli americani hanno detto che no, non è morto, cioè ci siamo sbagliati, abbiamo detto che in un bombardamento eravamo riusciti a ucciderlo, come se lui fosse un simbolo particolarmente importante, quando nello Stato Islamico tutti i soldati sono uguali, come anche nel Movimento 5 Stelle. Uno vale uno. Allora, diciamo, gli americani che smentiscono questo grande risultato militare è una beffa, perché c'è da liberare un territorio, non uccidere un singolo sfigatissimo rapper, non è importante il rapper, però gli americani a loro volta fanno propaganda, purtroppo c'è la vecchia competizione con i russi, cioè i russi stavano ottenendo i risultati, chiamati da Assad. Cosa sapete di Assad? Che è un feroce dittatore? No, non è così, è sbagliato. Assad è stato insignito della onorificenza dello Stato italiano, il Cavaliere di Gran Croce. Il motivo ci sarà. Poi gli è stata tolta da Napolitano, perché su pressione americana improvvisamente Assad in quel periodo era diventato un feroce dittatore, ma non era diventato, l'avevano dipinto, perché stanno uscendo fuori i documenti che sono stati pagati bande di islamisti a bombardare la popolazione siriana per dare la colpa ad Assad. Assad non può bombardare il suo popolo. Io sono in contatto con i siriani, voi vi bevete le menzogne dei giornali, quindi il discorso è un po' diverso. O volete sapere la verità, perché esiste una sola verità, non esistono tante verità come stanno cercando di farvi capire, una verità che cambia continuamente a seconda delle stagioni politiche. Chi sta soffrendo è un popolo che sta difendendo il suo territorio fino alla morte, perché si chiamano siriani e sono nella Siria. Quando l'ambasciatore americano Bolton, ambasciatore americano in Iraq, ha dichiarato Siria e Iraq non esistono più, io credo che gli iracheni e i siriani non fossero molto d'accordo, perché hanno deciso loro di cancellare questo territorio, destabilizzandolo con l'ISIS per poter mettere le mani sul petrolio, perché la guerra è la guerra del petrolio. Assad è stato colpevole di aver detto di no al passaggio dell'oleodotto. Leggetevi Negri sul Sole 24 Ore. Negri è un esperto di Siria, è uno che è stato nei territori, come anche il mio amico Fulvio Scaglione, che è stato ex vice direttore di Famiglia Cristiana, e sono esperti di Medio Oriente e sanno quello che dicono perché sono in contatto con le popolazioni e sono stati anche sui posti. Quindi le menzogne che vengono dette sono di tipo politico, altro che pubblicitari persuasori occulti. Qui stiamo parlando di manipolazione. Succede che il Qatar, alleato americano, vuole portare il gasdotto sul Mediterraneo, un business che fa bene al Qatar, ai Sauditi e all'America, alleato principale, ma questo gasdotto deve passare sul territorio siriano. Assad è un fedele alleato russo, mi dispiace ma io mi schiero, cioè nella vita bisogna prendere delle posizioni, si può anche sbagliare, io sono dalla parte dei siriani. Comunque, il gasdotto doveva tagliare il territorio siriano per arrivare al Mediterraneo, e questo danneggiava l'alleato russo per la sua vendita di gas, che già c'era. Okay? Assad ha detto di no, da quel momento hanno cercato di buttarlo giù, infangando la sua immagine, facendo finta che bombardasse e torturasse il suo popolo, quando lui è amatissimo dal suo popolo, è stato eletto in libere elezioni. Vi posso portare l'ambasciatore siriano in Italia, che precisamente gli hanno tolto l'ambasciata, quando Napolitano ha ricevuto ordini dagli Stati Uniti, stiamo parlando di Napolitano, di ritirare l'onorificenza ad Assad per indegnità. Subito dopo averlo fatto, ha ricevuto il premio Kissinger dalle mani insanguinate di Kissinger. Posso dirlo perché non faccio propaganda. Kissinger è uno dei massimi responsabili della geopolitica americana, quella che
che ha creato guerre quando non ci dovevano essere guerre. Il premio Kissinger sarebbe da Kissinger a Napolitano per i buoni rapporti fra Italia e America. Assurdo, no? Noi siamo schiavi, completamente schiavi, e non possiamo uscire da questa condizione, non possiamo fare nulla. Quando, adesso ovviamente, non parliamo di politica, o vi svegliate oppure siete morti, cioè siete dei morti viventi. Voi subite la politica di un governo che sempre comunque ha servito agli Stati Uniti. Stanno cercando di distruggere l'Europa. L'Europa non è il male assoluto, l'Europa è corrotta, è stata già messa sotto controllo dagli Stati Uniti. Non so se vi è sfuggito un'affermazione importante di Victoria Nuland, quando ha affermato durante una riunione con l'Europa, a microfoni aperti, sbagliando e non sapendo che la stavano riprendendo, ha detto "fuck Europe". Questo è quello che pensano gli americani di noi. Noi siamo da calpestare. Qualcuno ha paura degli immigrati, delle ondate che sono state create ad hoc o meno da qualcuno che vuole invaderci, eccetera. Ma quelli che scappano dalla guerra sono dei poveracci. Allora, io non entro nel merito, dobbiamo ospitare o non ospitare, perché questo è un discorso di nessuna importanza. Quando, se vi andate a informare, nei prossimi 10 anni saremo travolti da milioni di persone, non quei 5.000 poveretti che scappano dalla guerra, ma milioni di persone che scappano dal cambio climatico in Africa. La prossima guerra non sarà quella del petrolio, sarà quella dell'acqua e del cibo. E si sa già, perché chi si occupa di queste cose, cioè è inutile perdere tempo con... Noi viviamo in una bolla, l'Italia è un paese che vive fuori dalla realtà, crediamo di essere chissà cosa. Adesso non voglio entrare in questo perché mi incazzo. Non voglio entrare in questo discorso, perché la mancanza di valori si vede da questo: non abbiamo valori di riferimento, siamo terra di nessuno. Con quali valori voi contrastate l'Islam radicale? Non li avete, non funzionano, sono più forti quelli loro. Il nostro concetto di peccato è ridicolo, il nostro concetto di morale è assolutamente cangiante, cambia continuamente. In provincia ci sono, non voglio fare il moralista, ma in provincia ci sono dove non c'è nulla, non c'è cultura, non c'è niente da fare, al massimo si lavora. Nella ricca provincia ci sono i club privé dove la gente va a fare sesso di gruppo perché non ci sono più valori, no? Si scambiano le mogli, eccetera, e poi si incontrano la mattina della domenica alla messa e si salutano. È ridicolo questo, siamo un paese marcio. Allora rispondo a un'altra parlo di ipocrisia, a un'altra domanda. La rivoluzione portata da internet nel marketing è semplice, in una parola: noi eravamo abituati a una comunicazione monodirezionale. Anch'io, mio malgrado, in questo momento sto facendo una comunicazione monodirezionale perché voi non potete rispondere, il mio messaggio va solo diretto a voi, non è un dialogo. Perfino Platone aveva capito questo, aveva scritto i suoi libri in forma di dialogo per evitare questa trappola, perché nel momento in cui, dopo essersi scagliato contro il teatro, che sarebbe la televisione di allora, il teatro, lo spettacolo in senso lato, ha un potere ammaliante, ha un potere di ipnosi, ha un potere di catturare le coscienze. Perché? Perché è un discorso che va solo in questa direzione e satura la capacità di pensiero di chi riceve, del ricevente. Quindi state lì all'occhiti, non da me, ma dal teatro, e non siete più capaci di formulare una controargomentazione. La rivoluzione di internet, che è bidirezionale, cioè permette il dialogo, permette l'interazione. Il marketing è crollato, perché quando è stato stilato il Blue Train Manifesto, che è stato il più importante manifesto di marketing dell'epoca di internet, l'ha fatto in aforismi facili, piccole frasi. La prima diceva: i mercati sono conversazioni. Questo è la rivoluzione assoluta. Quando mai una marca si sarebbe permessa di dialogare con gli utenti? Dall'alto della sua potenza si metteva lì per modificare i loro comportamenti, venderli quello che voleva,
non ricevere mai nessuna critica, perché noi siamo l'assoluto onnipotente, la marca. Quando è arrivato internet, che ha stabilito il dialogo mettendo sullo stesso piano la marca e il consumatore, come voleva il Concilio Vaticano II. No, anzi, addirittura il Concilio Vaticano II è andato oltre, la marca al di sotto del consumatore, e cioè il consumatore di sacro in questo caso, cioè noi siamo al servizio di. Questo è il Concilio Vaticano II, che è stato totalmente disatteso. Totalmente disatteso. Cioè, ha tentato vagamente per ultimo Bergoglio, ma Ratzinger no, ma Ratzinger è ancora la vecchia marca, indiscutibile, no, infallibile. E ha fallito. Non c'erano complotti dietro, non ce l'ha fatta. Perché i tempi stanno cambiando. Io nel libro Gesù e i saldi di fine stagione, perché stavo parlando di saldi di fine stagione, cito un dialogo fra Goleman, saggista di origine ebraica, che intervista il Dalai Lama. Allora, la domanda è terribile, provate a farla a un cardinale questa domanda, cosa risponde? Il Dalai Lama è stato divertentissimo. Con tutto che non ha nessunissima, io mi occupo anche di buddismo, posso dire, non quello che c'è in giro, che è il buddismo finto, posso dire che il Dalai Lama non è un'autorità, non esiste autorità papale nel buddismo, quindi diciamo è uno qualsiasi, però è stato simpatico, perché ha detto, la domanda di Goleman era sui tempi che cambiano, cioè con la tecnologia, l'evoluzione, no? Certi principi di una chiesa diventano rapidamente vecchi, obsoleti. Voi buddisti tibetani, anzi, cosa fate di fronte con i vostri dogmi? Se i vostri dogmi diventano obsoleti, che fate? E il Dalai Lama ha detto, ma è semplice, li cambiamo. Fantastico, come si fa a cambiare dei dogmi? Cioè, questa è una cosa che fa però capire una certa fluidità, una certa morbidezza tipicamente orientale, che non è ambiguità, è adattamento, capacità di adattamento, mentre noi in Occidente, le tre religioni del libro, che sono, non siamo mica solo noi, cattolicesimo, ebraismo e islam, sono di una rigidità assoluta, tanto che io prima o poi scriverò un libro dove spiegherò che il male del mondo sono queste tre religioni, per la loro rigidità. Se fossero più flessibili sarebbero fantastiche, ma non ce l'hanno fatta, perché devono mantenere intatto un principio di autorità, purtroppo. Vabbè, allora... Da qui, internet però è stato utilizzato da tutti, anche in senso bellico, arriviamo all'ISIS, è diventato uno strumento di disinformazione. E il primo ad accorgersi di questo è stato Julian Assange, che ha detto il nemico è internet. Perché viene usato in questo modo? Ci fosse qualcuno che lo usa in un modo sano, onesto, trasparente, no, è diventato un canale dove la voce grossa la fanno i complottisti, teorie del complotto di tutti i tipi, dai rettiliani fino ai antivaccini, i terapeutisti, c'è di tutto, e c'è chi li segue, c'è chi crede a queste cose perché è diventato il medium forte. Una volta si diceva, l'ha detto la televisione, perché era il medium forte. All'epoca greca l'hanno detto in teatro, cioè adesso per tutti gli anni 70, 80, ma è ancora un medium forte la televisione. Adesso internet fa leva molto sulle giovani generazioni. Il marketing dell'Apocalisse è passato attraverso internet. In che modo? Hanno usato come fulcro internet, ma poi la strategia che hanno ideato era di arrivare a tutti i media possibili contemporaneamente, si chiama transmedialità, che è diverso da crossmedialità. Fino adesso la crossmedialità l'abbiamo fatta anche noi pubblicitari, quando declinavamo una campagna per un prodotto qualsiasi, quest'acqua minerale per esempio, noi facevamo la versione stampa, la versione televisiva, la versione affissioni, la radio, quelli erano i nostri media a nostra disposizione. Non
parliamo del below the line perché non conta niente, cioè la depiantistica, no? Below the line è la linea, below è sotto la linea di visibilità. Quindi diciamo, parliamo di quello che si vede, quindi televisione, radio, stampa, ed erano tutti orchestrati secondo una declinazione, cioè io il messaggio lo adatto al mezzo. La transmedialità, che è la nuova frontiera, purtroppo è stata inaugurata dall'ISIS. Questo è quello che dico io per primo. E è vero che tutte le nuove tecnologie vengono prima collaudate in guerra, purtroppo, perché la maggiore competizione tecnologica è sugli armamenti. E quindi tutte le nuove scoperte, tutte le novità che poi andranno a finire nella società civile, verranno utilizzate nella vita comune, passano prima spesso purtroppo per la guerra. Non parlo di proiettili, perché nessuno, a parte alcuni casi in America, usa i proiettili. Diciamo, per esempio il Teflon, le padelle antiaderenti, il Teflon, nasce dalla ricerca della NASA, serviva per i rivestimenti delle navicelle spaziali, non perché non si attaccassero le uova, ma perché ci volassero i detriti dello spazio, e non venissero danneggiate, perché il Teflon c'ha una grossa resistenza. Non ha funzionato, perché non era sufficiente, quindi è finito nelle padelle, che è sufficiente per quello per l'uso che ne facciamo noi. Bene, però la NASA è un apparato militare, fa parte dell'apparato militare americano, quindi diciamo, se qualcuno ha usato la transmedialità, che significa, a differenza della crossmedialità, significa creare un messaggio complessivo con un'unica strategia di comunicazione, i cui tasselli sono diversi, ma concorrono a creare un tutto unico, è diverso, è molto più potente, perché è come se ci fossero più voci che conducono i ragionamenti della ricevente, del pubblico, alla stessa conclusione. È estremamente potente, l'avete visto, i risultati li hanno ottenuti, l'ISIS è riuscito a saturare tutti i canali con messaggi diversi ma che provenivano da un'unica strategia. Non vi sto a dire chi c'è dietro, perché tanto è inutile, non mi credereste. Hollywood è, diciamo, il metodo di Hollywood, non è Hollywood. I ragazzi che hanno montato questi video, che sono spettacolari, cioè sono due o tre che meriterebbero per come sono il palmarès al Festival di Cannes, per la sezione, almeno per la sezione documentari, sono formidabili, sono dei colossal. Vediamo un attimo. Voi li avrete visti sicuramente dei frammenti. Vedete, non vi faccio vedere tutto l'intero, perché dura 1:10, ma è stato il primo capolavoro. Quando vedete questo, ecco, Fiamme di guerra, qui vedete il marchio di Al-Ayyad, che è una delle due case di produzione. Non c'è l'audio? Allora, già dal tipo di ripresa vedete il montaggio. Questo è soltanto un trailer. E a distanza di 4 giorni è uscito il video. Quindi, con la tecnica nostra, prima faccio il trailer, creo, marchio è da locandina cinematografica, e finisce con un beffardo prossimamente su questi schermi. È assurdo, ma era rivolto a noi e usa il nostro linguaggio. È chiaro che è stato fatto da gente che mastica cinematografia, tecniche nostre, ma se pensate che molti ragazzini che sono partiti erano in età di università, venivano magari dalle nostre facoltà di scienze della comunicazione, hanno fatto qualche master di montaggio. Chiunque smanetta con Mac e Final Cut si mette lì e fa un video. Però le riprese erano fatte in un certo modo, anche le riprese. Da qui hanno iniziato a fare la diretta. Allora, la cosa pazzesca era, molti video venivano fatti in diretta con la telecamerina, la GoPro messa sull'elmetto del mujahideen, del guerrigliero, in modo che seguisse in soggettiva la scena
è l'attacco, stiamo attaccando, eccetera. E hanno sostituito totalmente la presenza dei giornalisti di guerra. Non occorrono giornalisti di guerra, reporter di guerra. Vi mandiamo noi la diretta. Ma è fantastico. Cioè, questo lo faranno anche altri. A questo punto, siccome le guerre diventano embedded, cioè, embedded vuol dire che i giornalisti presenti sono tutti registrati al comando della nazione di riferimento. Se, per esempio, stiamo dalla parte degli alleati americani, in Iraq bisognava essere registrati al comando americano, ok? Gli unici due che non si sono voluti registrare e quindi giravano come mine vaganti col pericolo di diffondere cose che gli americani non volevano, sono state due e hanno tentato di farle fuori. Una è stata Giuliana Sgrena, che gli hanno sparato, e l'eroe è vero, non è la Sgrena, ma Calipari, che gli si è buttato, avendo capito in una frazione di secondo chi era il nemico, cioè gli americani, perché dice, ma come? Ci vogliono sparare. E gli è crollato tutto, ha capito tutto, cioè ha capito che la Sgrena doveva arrivare viva in Italia e raccontare quello che succedeva, gli si è buttato addosso purché lei arrivasse in Italia. Lei è arrivata in Italia e non ha detto niente. Che vuol dire? Probabilmente ha ricevuto pressioni abbastanza convincenti, no? E l'altro è stato il mio amico Enzo Goldoni, milanese, che è stato rapito, e io da quel momento, era il 2004, da quel momento io mi sono occupato di queste cose. Quindi avevo un conto da regolare con la CIA, che non ho ancora finito di regolare, perché loro mi conoscono molto bene. Ho pubblicato dei loro materiali non classificati su un altro libro, ma non è finita qui la cosa, perché è l'impero del male, come diceva qualcuno, continua, e noi siamo complici di questo, siamo imbevuti di marketing, dovremmo uscire dal marketing, e l'ho detto anche sui libri sulla Chiesa, la Chiesa deve uscire dal marketing. Adesso lo fa in modo consapevole, hanno fatto seminari di marketing, ma come si fa? Cioè, con le missioni da spiaggia, portate in Romagna, con seminari di marketing interni alla Chiesa Cattolica. Allora, io non sono cattolico, non sono credente nel senso comune, ritengo personalmente che la fede debba essere un fatto privato. Non sopporto le religioni di massa, sono a favore del misticismo, che è una cosa un po' diversa. Quindi diciamo che dal punto di vista religioso mi faccio i cazzi miei. Però non è vero che mi hanno dato dell'ateo. Diciamo che non mi pronuncio su questo, perché ho un voto di rigore di un certo tipo. Altra cosa è una chiesa che fa marketing. La Chiesa può uscire dalla sua crisi solo smettendo di fare marketing e riscoprendo i valori veri, riempiendosi la bocca di valori veri, non di valori finti, cioè di valori a cui corrisponda un fatto reale, verificabile. E questo vale per tutto, vale anche per i politici. Io sono stato uno dei primi pubblicitari a dire che andrebbe vietata la pubblicità dei politici, quella prima delle elezioni. Perché nessun prodotto può promettere qualcosa che ancora non ha dimostrato. Cioè, tu puoi dimostrare qualcosa quando l'hai già fatto vedere, quando è dimostrabile, non quando ti prometto questo e poi non lo fai. Ma la cosa paradossale è che la gente poi continua a votare lo stesso, non si sa perché. Non ha mantenuto le promesse. Nel marketing, quando un prodotto non mantiene le promesse, la gente non lo compra più, punto. Perché continuano a votarli? Per una fede irrazionale, non si capisce perché. Allora, marketing significa passare per i canali di internet e promuovere la necessità della guerra. Tutto questo apparato nasce sia ideologicamente, cioè l'ideologia dell'ISIS non esiste, è stata inventata a tavolino. Vi dico semplicemente che la parola ISIS l'abbiamo inventata noi, perché ISIS è un acronimo. E uno dovrebbe andare a scavare nella parola, nel linguaggio, per capire da dove viene, perché non potete fidarvi di una parola. Ah, ha detto l'ISIS. Che cos'è l'ISIS? Islamic State of Iraq and Syria, ok? Sham, anzi, precisamente. L'acronimo
nasce dagli apparati militari americani, perché si usa nel linguaggio militare abbreviare certe frasi per andare più veloci, perché la velocità ci permette di essere più efficienti, ok? As soon as possible, ok? Perché cosa ti costa dire as soon as possible? Dillo per intero, no ASAP. E pensano di aver risparmiato una frazione di tempo che rende più efficiente la macchina, no, invece la rende più deficiente. Allora, invece ISIS, per non dire Islamic, non ripeto Islamic State of Iraq and Syria, dicono ISIS. Dopodiché la beffa è che in Medio Oriente qualcuno ha detto, avete detto voi che si chiama così, benissimo, lo traduciamo in arabo, Daesh, cioè Daulah al-Islamiyya fi Iraq wal-Sham, Daesh, ma per pronunciare Daesh hanno messo la E, Daesh, quindi un inglesismo. Siamo sempre noi, non so se vi rendete conto, siamo noi che giriamo intorno a una cosa che non esiste, ce la inventiamo. Cioè, per dire Daesh, la I di Iraq, scriviamo Daesh, perché un inglese legge la E come una I. Ma questa è la traduzione fatta dai curdi alleati americani del termine ISIS. All'interno dello Stato islamico non lo chiamano in nessun modo, loro sono il califfato e poi al massimo se vogliono chiamare lo Stato lo chiamano al-Dawlah. Che vuol dire lo Stato? Perché lo Stato ha detto che. Ma non c'è tutta questa definizione, è un'invenzione nostra, anche dal punto di vista linguistico. Allora, da qui nascono tutte le evoluzioni del nome e dicono, ma com'è che cambiano continuamente? Prima IS, poi ISIS, poi... Eravamo sempre noi che militarmente all'interno degli uffici di antiterrorismo davano definizioni diverse, perché l'ISIS ha detto che? L'ISIS non ha detto niente. Al-Baghdadi, prigioniero di Al-Qaeda, messo in libertà nel 2006, si è visto due sole volte in video, per il resto non si è mai visto. È vero che mandava ogni settimana un sermone con la radio dello Stato Islamico, ma potrebbe anche non esistere. Esiste, ma non ha così grande importanza. La grossa importanza ce l'hanno i fighter che vanno in prima linea, conquistano. Cosa conquistano? Il deserto. Dicono di non volere nulla dell'Occidente, utilizzano tecniche occidentali. Quando sono arrivati a Mosul hanno svaligiato la banca dell'Iraq e hanno portato via miliardi di dollari. Cioè loro dicevano non vogliamo nulla dell'Occidente e poi si prendono i dollari. Allora è tutta una beffa, è una beffa, è assolutamente finto. Voi non potete pensare, vediamo un attimo un'immagine, che... Allora, quando è uscito questo numero della rivista dello Stato Islamico, tanto impaginata graficamente secondo le regole della miglior grafica europea, dentro soprattutto la gabbia grafica era magnifica, ci sono altre due riviste dello Stato Islamico, questa è una delle più diffuse. Il numero 4 è uscito con questa immagine che ha spaventato tutti quanti, vogliono arrivare a Roma. Stanno per arrivare a Roma, ci vogliono tagliare la testa, tutte sciocchezze, tutte stupidaggini. Era un fotomontaggio di Photoshop, lo può fare qualunque ragazzino, però noi, peggio dei ragazzini, abbiamo reagito col panico, pompato dai giornalisti, perché il primo motore di panico, per diffondere il panico, sono stati i giornalisti che hanno diffuso il loro stesso panico, non sapendo nemmeno interpretare le cose. Allora, Roma è una metafora. Purtroppo lo scontro di culture è qui, noi non siamo più capaci di interpretare le metafore, noi ormai siamo monolitici nella nostra lingua, noi lavoriamo su una lingua letterale, cioè tu hai detto questo vale soprattutto per gli anglosassoni, hai detto questo, io mi sono fidato di te, tu hai detto questo, ma io volevo dire, noi mediterranei lavoriamo una cultura millenaria che ha diversi
stratificazioni, anche quella simbolica, anche quella allegorica, anche quella metaforica. Quindi io no, volevo dire che è un modo di dire, era una metafora. No, no, tu hai messo la bandiera lì, vuol dire che ci sarà la bandiera lì. No, Roma significa l'Occidente, cioè questo dichiara l'intenzione di conquistare l'Occidente, teorica, perché non sono andati da nessuna parte con quell'esercito di Pulcinella, però diciamo che l'intenzione è dichiarata, non arrivare a, a Piazza San Pietro. Invece un ministro della Repubblica Italiana, il giorno dopo, Angelino Alfano, ha detto dobbiamo aumentare il presidio militare intorno a San Pietro, ma sei deficiente. Ma questo non succede neanche nelle barzellette dei carabinieri. Cioè, non c'entra nulla. E poi non, soprattutto non è quei soldatini armati con fucili da guerra che possiamo presidiare, perché quei soldatini non possono sparare, perché le armi da guerra non si possono usare in contesto civile, può operare solo la polizia. Ho chiesto a una dirigente dei nostri servizi segreti, ma onestamente, eravamo in radio, onestamente, ma lei, io finalmente posso chiederlo a qualcuno, ma lei cosa pensa dei soldatini che sono con i fucili da guerra davanti alle metropolitane, agli uffici, eccetera? E lui mi ha risposto, posso essere brutale? Dico, guardi, sfonda una porta aperta. Allora le dirò che fanno psicoterapia di gruppo. Cioè, servono solo a rassicurare la gente che è difesa, ma in realtà non è difesa. Perché il tempo che ci mette un jihadista a dire Allahu Akbar e tirare il laccio del giubbotto esplosivo è un attimo. Non è un soldatino col fucile da guerra che deve ancora mettere la sicura, il caricatore e poi sparare, e non può sparare, deve telefonare alla polizia e fare intervenire i corpi di polizia. Ciao. Ok? È ovvio che serve per rassicurare l'elettorato, perché la vecchia Democrazia Cristiana ci protegge. Non è vero, non è vero niente. Siamo in una condizione in cui sarebbe meglio avere agenti borghese nelle zone calde. Saranno invisibili, però almeno sono più efficienti. Agenti, servizi segreti, eccetera. Questo libro comunque è stato, il complimento che ho avuto è stato per i contenuti, insomma, è stato citato nella rivista dei Carabinieri, stracitato per molte notizie riportate che non ci sono da nessuna parte, ma il fatto che l'ambasciatore Massolo, capo dei servizi segreti italiani, abbia praticamente disatteso un meeting sulla sicurezza cibernetica, sulla cyber security, sfogliandolo davanti a tutti, di nascosto, mentre parlavano i relatori, non ascoltando nessuno, ma continuando a leggerlo, questo per me è stato un grande premio, un grande complimento. Volevo far vedere una cosa, penso. Quando parlo di marketing dell'Apocalisse, l'ultima risorsa per noi è vendere guerre. Cioè, in un momento di crisi in cui la globalizzazione ha portato a questo, a un mercato unico, bisogna combattere la globalizzazione. Noi stessi abbiamo in qualche modo lavorato a favore della globalizzazione, perché la pubblicità, come arma di marketing, pretendeva di aiutare una marca ad avere sopravvento, ma la marca pretende di diventare globale, di essere l'unica. Tutte le marche vorrebbero diventare l'unica marca. E questo conduce rapidamente alla morte del mercato. Così come si arriva a una cultura unica, si arriva alla morte della cultura. Così come si arriva a una razza unica, si arriva alla morte dei generi biologici. Cioè, va coltivata la diversità, va accettata la diversità come risorsa, è la nostra ricchezza. In tutti i campi ci deve essere dialogo. Quando diventa monologo è la morte di tutto. Quindi adesso vi faccio vedere come la propaganda può lavorare. Nello Stato Islamico a un certo punto hanno fatto vedere, hanno coniato una moneta nei territori occupati. Quando si dice che conquistano dei territori, è il deserto. Poi si spostano continuamente.
Voi vi chiedete, ma come fanno i nostri, i russi, gli americani a conquistare una roccaforte dell'ISIS, poi dopo un po' viene riconquistata, Palmira è stata riconquistata 2 o 3 volte, non si sa perché, perché c'è il deserto. Allora, la strategia di questi qui è quella antica, quella fenicia, quella che teneva in scacco i romani, cioè andare a occupare i punti nevralgici nel deserto, dove ci sono le fonti, dove ci sono approvvigionamenti, eccetera. Non tutto il territorio. Noi abbiamo in mente, noi occidentali, un'idea di invasione totale occupando tutto il territorio. Ma questo ci, per fare questo ci vuole una forza immensa, un esercito numerosissimo. Loro vanno direttamente sui punti importanti e con poca gente riescono a occupare tecnicamente una regione. Poi se vengono attaccati in un punto, si ritirano, come facevano i cartaginesi, scusate, i cartaginesi. Si spostavano, poi tornavano. Perché fanno così? Perché li viene naturale, sono nomadi. Noi non siamo nomadi, noi abbiamo un cervello stanziale, siamo abituati a occupare il territorio. Loro girano, fanno, si muovono, ritornano. Quindi fino a quando non sono stati debellati completamente, continueranno ad agire come uno sciame. Noi andiamo con un esercito frontale, l'idea occidentale dell'esercito che avanza frontalmente, e loro sono dei moscerini che danno peraltro molto fastidio, cioè si muovono, cambiano direzione, ritornano, è come sparare con i cannoni contro delle zanzare che continuano a dare fastidio, devo dire. Allora, vorrei farvi vedere come hanno manipolato Vilayat di Nera. Sì, un attimo. Allora, Ninava sarebbe Ninive, Vilayat vuol dire la provincia. Cosa c'entra col discorso che facevamo? Anche qui c'è di mezzo il linguaggio. Cioè, quando loro proclamano il Vilayat, cioè la provincia della Libia, loro non hanno occupato la Libia, stanno in una fettina piccola così, che è Sirte, ma ci sono due territori grossi che sono governati da due governi schierati con l'Occidente, con la Russia, eccetera. Loro occupano una città e dicono abbiamo occupato la Libia, e quindi è millantato credito, però tutti i loro sostenitori gli credono, perché per un musulmano la parola è una cosa importante. Alla parola corrispondono dei fatti, delle azioni. Un musulmano non può dire bugie, un cristiano può dire bugie perché poi lo perdonano, a loro non lo perdonano. Cioè la nostra fede è basata sul nulla, cioè non abbiamo una morale solida capace di contrastare la loro etica, la loro morale. Allora, non sto parlando dell'ISIS, perché loro non fanno testo, loro sono wahhabiti, salafiti, okay? L'Islam normale è un'altra cosa, è come il cattolicesimo, con la differenza che ha questa origine tribale, mentre noi quella epoca della nostra civilizzazione ce la siamo lasciata alle spalle, quindi le nostre parole sono mediate. Ma qui si vede una cosa interessante, dovrebbe far tornare qualche eco alla memoria, cioè quando le parole avevano un valore, loro fanno un'equazione, un'argomentazione logica molto interessante, cioè a un certo punto tirano fuori la moneta dello Stato Islamico e dicono nel filmato questa è la moneta vera di uno Stato basato su valori veri, mentre le monete dell'Occidente, parliamo del dollaro, parliamo di tutte le monete, sono false, perché sono falsi i loro valori. Loro fanno un'equivalenza fra valori finanziari e valori morali. È interessantissimo che questa è un'argomentazione molto manipolatoria, perché dà una prova dell'esistenza dei valori finanziari sulla base dei valori morali, e viceversa, i nostri valori morali sono solidi perché solida è la nostra moneta. E infatti la moneta è di oro, di metalli nobili, oro, argento, rame, che non c'erano più. Cioè il valore reale, questo è il valore reale. Cosa succede? Tecnicamente questa moneta non ha nessun valore dal punto di vista finanziario, perché non è legata a nessuna banca mondiale, a nessun organismo internazionale che ne riconosce il valore. Ok?
quindi fanno precipitare allo stadio del baratto, mentre prima usavano i dollari o la moneta locale che funziona come le nostre monete, a un cambio, questi stabiliscono un controvalore rispetto a un valore materiale, quindi fanno precipitare la loro società al livello del baratto, ma per loro non è un problema perché loro sono tribali, cioè tornare indietro è la tendenza tipica di tutte le società islamiche. Voi vi siete bevuti la palla della necessità di abbattere delle dittature come Saddam, come anche Assad, come Gheddafi, ma la dittatura o il governo forte, chiamiamolo governo forte, è il massimo che si può avere, l'avanguardia politica che ci può essere in questi paesi, perché prima c'è soltanto lo stadio tribale. Senza un governo forte le tribù tornano allo stato selvaggio e si fanno la guerra tutti i giorni. Quindi ci vuole un governo centrale forte, mi dispiace, io non sono fascista, ma ci vuole un po' di fascismo, per poter tenere a bada tutti questi selvaggi. È chiaro? Se noi andiamo lì con una propaganda che ci convince di portare il bene, perché noi dobbiamo portare la democrazia, stiamo rompendo un equilibrio delicatissimo. Abbiamo distrutto dei paesi e distrutto soprattutto la loro prospettiva di diventare democratici. Ma la democrazia non si può esportare, la democrazia deve essere voluta dal popolo e guadagnata col sangue. Non può essere portata in modo democratico, perché inevitabilmente non è democratico. Abbiamo creato delle stragi, abbiamo creato delle guerre per portare che cosa? La distruzione, perché lì non c'è democrazia. Quindi era meglio quando c'era Saddam, era meglio quando c'era lui, caro lei, quando c'era Gheddafi, che lo rimpiangono, perché là è stata distrutta la Libia. E questo è il risultato per che cosa? Per il petrolio che noi vogliamo acchiappare. E ripeto, la prossima guerra sarà, ve lo dico dopo, vediamo questo. Vedete che quando, in realtà l'operazione di propaganda è le prime monete coniate le distribuiscono per gratis. Vi regaliamo questi soldi che sono la moneta dello Stato islamico. Voi vedete l'espressione di commozione della gente, ma anche per un motivo, perché fino a quel momento non si era... Devi andare qua, sì, sì. Fino a quel momento non si era vista la presenza dello Stato. Ecco. Ecco, questo è un gioielliere. Se la rigirano, se la rigirano. È la concretizzazione del sogno. Adesso c'è lo Stato, c'è uno Stato con la moneta. E così non ridono felici perché gli hanno dato dei soldi, ma ridono perché è la prova provata che adesso esiste uno Stato che si sta solidificando. Non crede ai suoi occhi, eh? Inshallah. Ecco, va bene. Allora, sì, allora io vorrei farvi vedere tante cose, non ci riesco perché sono tantissimi materiali, però questo era una prova di propaganda. Cosa si intende per propaganda? Cioè, stabilito il fatto che questa popolazione, le persone che hanno questo credo, credono alla parola, perché la parola ha un valore, ha un peso, per noi non ha nessun peso. Quando uno dice, vabbè, ci vediamo la prossima settimana, è un modo di dire, perché noi la prossima settimana non ci vedremo, ma lo fate così, per piacere, con leggerezza. Per un musulmano, ma anche per tutte le culture tradizionali, io sono sposato con una giapponese, quando tu dici una cosa è quella. Tutti i paesi, tutte le culture che hanno mantenuto un valore, dei valori veri, sono serie. Allora,
Io mi preoccupo del fatto che questi personaggi, quando mi hanno giurato di uccidervi, non è uno scherzo, non è che a un certo punto se ne dimenticano. Voi dovete ricordare la fatwa che è stata fatta da una Rushdie. Per i prossimi 20 anni lui sarà in pericolo di morte. Se loro ci hanno giurato vendetta, vogliono ucciderci, loro, ed è per questo che io riuscivo a parlare con loro, perché non hanno problemi, loro dicevano, vabbè, tanto io ti ucciderò, ti posso anche raccontare quello che faremo, quello che vogliamo fare, senza problemi. Tanto devi morire. Allora, non succederà, perché mi stanno controllando, perché abbiamo dei buoni servizi segreti, perché poi questi sono dei giovani che a un certo punto si svegliano da questo brutto sogno e tornano a più miti consigli. Però diciamo, normalmente sappiate che le parole hanno un valore, ed è per questo che ha funzionato questa propaganda, perché il valore della moneta corrisponde al valore della parola, al valore dei valori. Noi dobbiamo fare un po' di autocoscienza per tornare a essere quello che dovremmo essere. Vi faccio per ultimo questa piccola cosa, una sorpresa. Allora, al di là del, volevo farvi vedere un video in cui si capisce che quello che sta per essere ucciso si sta scavando la fossa dopo un lungo processo, no? In realtà è un attore di cabaret, perché mentre parla in favore di camera, alza il braccio e si vede il filo del microfono. Allora, e poi recita troppo bene. Io ho visto gente condannata a morte che gli sparavano, mi sono visto tutte le stragi, eccetera. Ha uno stress particolare, cioè si vede che non sono naturali, non recitano tranquillamente davanti alla telecamera. E in queste notti ho cercato di analizzare tutto alla moviola e in una delle esecuzioni, a un certo punto, il boia, che è Jihadi John, si gira e si vede la marca del copricapo. Ora, questo lavoro non l'ha fatto nessun giornalista, perché i giornalisti hanno fretta, sono superficiali, non hanno il tempo di approfondire, stanno sulla superficie delle cose, senza interpretarle. Ecco, questo è il copricapo di Jihadi John. È esattamente il suo, perché è della stessa marca, con lo stesso marchio, lo stesso materiale. Boia, cioè è un balaclava, cioè il copricapo delle forze speciali che nasce in Russia quando per l'inverno ci si copriva completamente a balaclava. Da quel momento l'hanno usato anche i corpi speciali per non far vedere il viso. A cosa serviva questo? Questo serve a un esercito di poveracci a far credere che hanno un addestramento pari a quello dei nostri corpi speciali, e non è vero niente, cioè basta indossare questo come questa carnevalata e far credere che loro hanno un addestramento uguale a quelli che in Occidente usano questo genere di copricapo. Ma che cos'è questo? Microfibra, è un sottocasco da sci, si usa anche in motociclismo, ma è un sottocasco da sci, si compra tranquillamente su Amazon. La cosa più interessante che nessun giornalista ha avuto il tempo di fare è che, andando a vedere chi lo produce, è una marca, un'azienda di Istanbul, turca, e lì si apre tutto il discorso sul ruolo ambiguo della Turchia in queste faccende. Perché se è vero che mediamente erano 50.000 fighter presenti, per potergli dare una parvenza di uniforme, dargli un uniforme, andavano ordinati non 50.000, il doppio, perché l'approvvigionamento nell'esercito è un po' più abbondante del numero reale delle persone che utilizzeranno il vestiario e le armi. Quindi 100.000, diciamo, mediamente 100.000 di questi ordinati a Istanbul, e alla dogana nessuno si chiede, ma che cazzo succede? Ma è scoppiata la moda dello sci in Siria? Ecco, questo, farsi le domande giuste. Cioè, bastava, tutti sapevano tutto. Tutto questo che è accaduto non ha nulla di segreto, si poteva benissimo dal satellite vedere le colonne di jihadisti con i gipponi Nissan con la mitragliatrice montata sopra
chi ha comprato questi SUV che entravano e uscivano dal confine tra la Turchia e la Siria? Quello che ci hanno raccontato i nostri giornalisti erano tutte palle. Attenzione, occupatevi al più presto della propaganda, prima che la propaganda si occupi di voi. Ringraziamo il professor Palantini per questa serie infinita di colpi di box che ci ha invitato stamattina, anche per modulati, c'erano degli uppercut, erano di vario genere, ma abbiamo inteso questa seconda lezione in questo modo, perché all'interno del nostro discorso, il discorso generale che stiamo facendo, una adeguata base testo ci pare fondamentale. Credo che per quanto dolorosa possa essere, però questa sia molto significativa in quanto poi ci mette direttamente a confronto con quella della realtà di oggi, cioè quella realtà mediatica nella quale noi finiamo per fare fatica a distinguere il vero dal falso. A questo punto mi veniva per esempio molto facile immaginare fare quello che diceva lei a proposito di quello che siamo oggi, che siamo come se fossimo delle puglie individuali intorno alle quali è stato azzerato lo spazio di relazione. Questo fondamentalmente siamo. Tuttavia, il nostro compito, credo, questo corso, la nostra vita civile e sociale di tutti i giorni, è andare a ritrovare, a scremare quei valori della nostra società, ci vengono anche in parte dalla nostra appartenenza religiosa, quei valori reali, quelli sui quali possiamo veramente fondare una nuova cultura di dialogo, di democrazia, che ci possa permettere di affrontare queste sfide di, come potete immaginare, specialmente a fronte di spunti così dolorosi, ma così vivi, abbastanza. Sono sfide che rischiano di devastarci in maniera. Quando l'altro ieri, una volta dicevo che la democrazia non è più un dato di fatto sul quale possiamo puntare, insomma ci riferiamo anche a questo tipo di cose. A questo punto apro direttamente il giro di domande, noi facciamo tre domande e poi una serie successiva. Pietro, Andrea, Vincenzo e poi altre persone dopo. Prego. La ringrazio perché mi ha ricordato gli anni dell'università quando spiegavo che sì, da allora non me ne sono più occupato, è veramente. Faccio una annotazione sul marketing, purtroppo non ho il tempo di approfondire perché poi vado direttamente alla domanda. No? Lei ha detto giustamente che il marketing crea un rapporto di fiducia, no? E questo rapporto di fiducia io lo posso fare censurando la notizia, posso annegare la notizia. Un mare di notizie poco rilevanti o di sciocchezze, magari la contraddicono, no? Posso magari comunicare la notizia, ma il presentatore, la persona che la comunica, può ammiccare a un'interpretazione della notizia e quindi influenza anche in questo modo, crea un rapporto in questo modo. Posso buttarla in cacciara, cosa che in te ultimamente va molto di moda, no? Tutto è mafia, quindi niente mafia. Se tutti sono mafiosi, se tutti sono ladri, nessuno è veramente mafioso. È un paese da buttare, tutte queste cose qua. Posso costruire paradigmi culturali. Cosa più complicata su cui ci sarebbe molto da dire. Provo a arrivare alla domanda partendo da un'esperienza personale. Lei ha detto che noi dobbiamo recuperare la nostra identità. Se io potessi dire che identità ho io credo nella democrazia intesa come quella roba che viene da Voltaire, che parla da Popper, da illuminismo rivisto e riveduto e corretto, ma fondamentalmente confronto, dialettica, dialogo, società in cui una persona può esprimere la propria opinione e si decide in maniera democratica cosa fare, mi perdoni in modo molto rozzo, comunque credo che ci siamo.
posso anche declinare questi miei valori in modo tale da contraddirli, cosa che secondo me sta avvenendo, perché nella misura in cui noi permettiamo l'esistenza al nostro interno, la proliferazione di ideologie profondamente antidemocratiche o quantomeno manipolatorie, noi mettiamo le basi perché la democrazia nostra, non parlo della loro, soccomba. Quando ero ragazzo in Svezia, a 20 anni, conobbi degli estremisti algerini. Mi colpirono molto per la doppia lettura che avevano della realtà. Da un lato quella che era la verità, che loro interpretavano in un certo modo. Dall'altro il fatto che in Svezia ci si poteva comportare in maniera diversa, perché lì le ragazze sono prostitute e quindi è giusto comportarsi in un certo modo, mi dicevano loro. Altri miei amici iraniani, fuggiti dall'Iran, mi dicevano che siete molto razzisti. Perché se le cose che succedono da noi succedessero da voi, sareste in piazza tutti i giorni. Siccome succedono da noi, dice che è una forma di cultura diversa che va capita e rispettata. Ora, il rispetto ci sta, lo capisco, il rispetto delle altre culture, ma se io ho un'identità, devo avere il coraggio di dire che non si possono lapidare le adulte, anche se questo contraddice dei valori molto profondi di un'altra cultura. Noi invece con chi lapida le adulte, leggi di Vahabiti dell'Arabia Saudita o paesi simili, ci facciamo affari, vendiamo armi, abbiamo rapporti commerciali da anni e anni, noi mondo occidentale democratico. Con quale credibilità possiamo dire quindi che quello che ci va benissimo in Arabia Saudita non ci va bene in un altro stato, no? Cioè, io non sono affatto, non ho capito, un sostenitore dell'Iran, da quello che ho detto prima, degli amici iraniani che sono scappati. Però mi viene da ridere quando leggo che l'Iran è un paese nemico, quando in Iran vedo male in qualche modo si vota in maniera molto, cosa che in Arabia Saudita non si è mai fatto. Adesso in Arabia Saudita stanno succedendo delle cose importanti. Il principe Mohammed bin Sultan sta facendo delle cose importanti, se ne parla pochissimo. E io condivido il fatto che una cosa come l'ISIS non può nascere così spontaneamente da nulla. Il professor Lutva, noto esponente conservatore americano, ha detto che bastavano 20.000 soldati ben addestrati per spazzarli via dalla faccia della terra in poche ore. Okay? Allo stesso modo, quello che ha detto della Siria è verissimo. Io credo che la Siria non sia un paese democratico come lo intendiamo noi, ma è sicuramente meglio vivere nella Siria di Assad, padre e a maggior ragione figlio, che non vivere in Arabia Saudita o in qualche Emirato. Però la narrazione cambia. La narrazione cambia, ci viene detto che è democratico comportarci in un determinato modo. Ecco, per questo io credo, come te hai citato, che dietro il comportamento nostro, ahimè, mi spiace dirlo da convinto democratico quale sono, ci siano altre ragioni. Perché tu vai a fare la guerra in Libia, vai a fare la guerra in Iraq, per esportare la democrazia, ma in realtà fai altro. Quindi, per concludere, io credo che per essere coerenti, noi dovremmo avere dei valori, dire quando questi valori vengono negati, sempre, a prescindere, chiunque sia la cultura che abbiamo di fronte, e comportarci di conseguenza. Io ho avuto di recente un confronto con alcuni amici perché abbiamo tradito il popolo curdo che stava faticosamente cercando la propria liberazione. E mi sento dire, va bene, però questi nazionalismi. Benissimo, ma proprio un punto lì le donne vanno a fare il militare. E dicevo oggi sul Fatto Quotidiano che i militanti dell'ISIS sono terrorizzati di essere uccisi da una donna, perché finiscono all'inferno. Però quelli che sono nostri amici oggi, da una donna in generale, quelli che sono i nostri amici oggi diventano nemici domani mattina, con una facilità che ci rende poco credibili. Allora io sono perfettamente d'accordo. Sì. Sono davanti, lei ha ricordato stamattina i trascorsi della nostra tecnologia, i trascorsi del mondo, della comunicazione, della città. Ha detto anche che sono pentito. Però io, se devo dire la verità, io della sua esposizione di stamattina ho apprezzato particolarmente le doti di comunicatore e certamente anche di persuasore in un certo senso. Ma tu non volevi. Persuasore, a mio modesto parere, anche con
generale e un pochino fuori, diciamo, dalla comunicazione, come si dice oggi, mainstream e molto, molto, molto orientata. Finita, diciamo, questa chiosa un po' di una troia, tra virgolette, lo permetta, io, rispetto alle cose che lei ha detto stamattina, ho sentito dentro di me una sensazione che andava un po' a mezzo, diciamo, che si amalgamava ad una situazione che ha a che vedere con il mondo orwelliano di 1948 e con il film di fine anni 90, che tratteggia un universo ormai planetario, perché si ragiona, diciamo, all'attualità con questa visione del mondo, un universo totalmente artefatto, dove mi permetta, lei stamattina ha detto a questo auditorio, informatevi, state sul pezzo, uscite dall'informazione convenzionale che più delle volte è propaganda ed è orientata, non è una cosa che viene facile, lo permette il professore, è una cosa molto difficile. La sensazione di stare dentro a un grande studio cinematografico dove le nostre vite sono considerate la stregua delle cavie di laboratorio, nel migliore dei casi, e nel peggiore dei casi potrebbe essere tutti. Io penso che ci si debba dare a noi, a questo auditorio, ma anche ad altri auditori, l'attenuante, quantomeno, della difficoltà di rapportarsi con un contesto di questa durezza, con un contesto così hard. E allora la prima domanda che mi sorge assolutamente spontanea, se questo è il contesto, se, che ha molto a che vedere secondo me con il fatto che metà della ricchezza mondiale è in mano a 1 o il 2% della popolazione, forse questo ha molto a che vedere con questa grande Hollywood planetaria dove siamo un po' tutti immersi, diciamo, o no? Io credo che ci siano delle responsabilità in questa direzione. Allora la prima domanda che le vorrei fare, è chiaro che la pubblicità, il marketing non è in grado di generare dei bisogni e tantomeno di orientare le scelte, per questo l'ho fatto più la propaganda, però in qualche modo mi riferisce, mi permetta. È una, sì, però è un ragionamento che c'è anche qualche radice storica del tempo. Pensiamo alle stigmatizzazioni di Paolo Pasolini su questo tema negli anni 70. La nota pubblicità dei jeans, chi mi ama mi segua con il sedere di una bella fanciulla. Cosa è cambiato da quella, diciamo, da quel modello? Nessuno seguirebbe più quel culo, è sicuro. Cioè, non fa effetto, non fa effetto. Ma cos'è cambiato, diciamo, come sistema dei valori indotti? Allora, infatti, la mia prima domanda è questa: è vero tutto quello che ho detto lei in precedenza, ma è anche vero che questo tipo, questa modalità di comunicazione in questo caso tipo commerciale, ha veramente influito sul vissuto, sul vivere delle persone? Secondo me, ed è questa la domanda, abbassando anche il sistema, tra virgolette, di permettere questa roba che è anche un po' tronfia, il sistema dei valori che caratterizza poi una società secondo una comunità. C'è una responsabilità di questo mondo in questa direzione, e questa è la prima domanda. La seconda domanda ha a che vedere, è sempre anche un po' collegata con la prima, con ISIS, Daesh o Daesh, come prodotto anche un creato in laboratorio. A me mi è parso di intuire che ci siano delle grandi responsabilità su questa creatura ingigantita, su questo Moloch, da parte del nuovo mondo, e mi permette anche del vecchio mondo di anglosassone, lo diceva pure lei stamattina. Questo fatto ha a che vedere appunto con la distribuzione della ricchezza e con quello che va per ha detto più volte, cioè che siamo in un sistema ormai di terza guerra mondiale a pezzi, e io mi permetto di aggiungere un sistema di terza guerra mondiale a pezzi permanente, cioè qual è il ruolo delle lobby, degli armamenti?
in questione totale. Anche a lungo termine, abbiamo visto, no, come si indottrina le bambine a sedare, no? Anche a lungo termine per determinare questi sistemi di terreno. Quello si chiama seeding, cioè seminare. È una tecnica che dilunga la scadenza, serve preparare il terreno, come fanno gli agricoltori, si può fare anche nella cultura, si può fare anche nella coltura. E allora l'ultimissima chiosa, l'ultimissima chiosa, ma se il contesto, diciamo, se la cornice in cui tutti noi ci proviamo ad agire è questa, ma come fare il cittadino libero, anche meno apprezzato, culturalmente, tecnicamente, ad andare a recepire le fonti delle informazioni meno contaminate e informarsi quindi in maniera più appropriata? Allora, l'ultima cosa c'è Vincenzo, lavoro all'Università Cattolica, ogni tanto faccio qualche consulenza di strategia, si sente? Sì, sì. Sì, ogni tanto faccio le consulenze di strategia e mi dicono che me la cavo abbastanza bene su una strategia che si chiama analogico realizzazione strategy. Ecco, quindi mi sembra che il marketing della Apocalisse sia molto basato su questo tipo di strategia, nel senso che se noi andiamo a prendere il nazismo e andiamo a prendere diciamo, la teoria della propaganda nazista e diciamo, le strategie fatte da Goebbels, di fatto mi sembra proprio un'applicazione quasi pedisse qua della, diciamo, di questo tipo di strategia. E quindi diciamo, notavo delle cose che diceva questo tipo di, diciamo, di analogia. La domanda invece è, lei ha parlato di valori, no? Comunque l'ISIS è riuscito a costruire un sistema di valori, poi anche concreti, la moneta, insomma la distribuzione della moneta. E perché noi, dico, guardando la situazione misera politica italiana, noi non riusciamo a farlo? Cioè, per esempio, non sono in comunicazione politica oggi. So, giorni fa proprio diceva non c'è un progetto, nessuno ha un progetto. Ecco, cosa vuol dire oggi fare dei valori, cioè avere dei valori, costruire dei valori e in particolar modo nella comunicazione politica? Va bene, un sacco di cose. No, diciamo che la prima domanda si aggancia all'ultima, stiamo parlando di valori. Io sono d'accordo su quello che ha detto. Il discorso è che anche il Medio Oriente sta attraversando una fase di vacillamento ideologico religioso. Manca una riforma dell'Islam. Noi, comunque, il nostro cattolicesimo è il prodotto di una serie di travagli durati secoli. E quindi noi abbiamo superato varie fasi di maturazione. Questo non significa che siamo ancora arrivati a una maturità noi, perché bisogna vedere anche il rapporto fra fedele, tra credente e chiesa. Nel frattempo noi ci siamo persi per strada i nostri valori, non sappiamo più quali siano, perché quello che noi stabiliamo come valori non hanno un riscontro reale, molto spesso cambiano, vengono propagandati in modo ambiguo, oppure variano, oppure hanno, per esempio, cioè il perdono. Che significa il perdono? Una persona compie un crimine, poi viene perdonata. Quali sono i limiti di questo? All'interno del sistema non giuridico, del sistema morale, cioè un politico corrotto passa un certo tempo regolarmente, fa una specie di penitenza, questo è tipicamente cattolico, la parte più negativa del cattolicesimo. Nel mondo dello spettacolo una persona si infanga da sola con uno scandalo, poi sparisce giustamente, fa un breve periodo, più o meno breve, di penitenza, di sparizione, e poi ritorna più bello che prima. Ha naturalmente un pubblico che si ricorda benissimo che cosa aveva fatto, e quindi la sua presenza in termini mediatici è antieducativa. Io parlo ad esempio di Marrazzo in prima serata, posso fare tantissimi esempi. Cioè, uno si sa che cosa ha fatto,
non è molto educativo, soprattutto perché il ruolo di chi sta nei media è anche educativo, ha una responsabilità perlomeno morale di immagine e ponendosi anche come modello di comportamenti. Quindi in questo senso parlavo dei nostri valori un po' strani, un po' ambigui. In queste popolazioni i valori sono stati conservati, sono vivi. Quindi per rispondere all'altra domanda, prodotto in laboratorio fino a un certo punto, perché l'ideologia non ha fatto altro che condensare un bisogno di ritorno ai vecchi valori che non erano scomparsi. Se noi dovessimo cercare di inventare una, non dico un'ideologia, ma un credo a tavolino con i nostri valori o con dei nuovi valori, saremmo a zero, perché non sappiamo a quali valori riferirci. Loro li hanno mantenuti vivi. Io lo dico perché mi batto per il bilinguismo culturale. Loro hanno un vantaggio su di noi, sono bilingue culturalmente, cioè sono capaci di leggere la nostra cultura e anche la loro, che sono due culture diverse. Uno bilingue, e lo dico per chi ha figli, sarebbe opportuno avere questa apertura, non c'entra niente il discorso che faceva Ratzinger sul relativismo culturale, perché certo che è una fatica doppia, ma avere un doppio punto di vista apre il cervello, ancorarsi a dei dogmi chiude tutte le possibilità di interpretazione del reale, perché l'ideologia, le parole, tutto il nostro apparato cognitivo non può essere monolitico. O decidete di essere flessibili, che non vuol dire ambigui, non vuol dire tradire un'ideologia dogmatica, significa semplicemente essere capaci di aggiornare i propri valori in funzione dei cambiamenti. Questo è il problema della Chiesa, questo è il problema principale della Chiesa, cioè fino a che punto noi possiamo adeguarci senza tradire i nostri valori, ammesso che questi valori siano chiari. Entriamo in discussioni teologiche che sono molto più ampie e più lunghe. Cerco di rispondere in modo incrociato, come un ipertesto. Siamo nella Matrix di Orwell. Esiste questo, esiste una tendenza, non parlo di poteri occulti, okay? Perché sono anche abbastanza dichiarati. L'idea della potenza più grande del mondo, che è anche quella che è più in crisi, è di riuscire a sopravvivere espandendosi, che poi è la stessa ideologia dell'ISIS, quindi creando nuovi nemici, creando una guerra continua. La guerra continua è il business dell'apocalisse, il marketing dell'apocalisse, contro nemici da inventare continuamente, creati a tavolino, dei nemici che non esistono, si creano e si crea la guerra, si mette in moto l'industria bellica, che significa industria, significa metallo, significa posti di lavoro, e quella che veniva definita la terza guerra mondiale permanente, è partita da Bush, l'ha definita la guerra continua. Da questo momento ci sarà la guerra continua. Che ha prodotto? Ha prodotto, con la logica della privatizzazione, gli eserciti privati. Come si diceva prima, un esercito è una macchina troppo costosa da mantenere ferma in tempi di pace, quindi a questo punto perché non inventare l'esercito in leasing? Cioè lo usiamo solo quanto basta, quando ci serve, e qualcuno di queste società nuove private ha detto siamo perfettamente consapevoli che nel futuro lo scenario che si sta per aprire è che a un certo punto una nazione si vede attaccata militarmente da un esercito che non si sa pagato da chi. Questo è lo scenario attuale, perché l'ISIS è già questo, è un esercito pagato da qualcuno che non si sa, è l'esaltazione della guerra per procura, cioè la proxy war, quella che viene chiamata proxy war. Questo significa che sul teatro, sulla scena, ci saranno attori manovrati da registi, non più persone vere. Cioè, noi eravamo abituati alla guerra normale, no?
quella, cioè un esercito contro un altro esercito, con una guerra dichiarata, sono io che faccio la guerra e tu ti devi difendere. Adesso ci sono dei pupazzi, dei organismi artificiali, delle cose che sono, arriveremo anche a robot per questo, spero, perché almeno ci saranno meno versamenti di sangue. E tutto questo viene gestito in funzione dell'economia. Per tornare al discorso, cosa c'è dietro? C'è dietro la guerra per l'approvvigionamento. Quando dicevo che noi siamo, abbiamo davanti uno scenario molto difficile, se non abbiamo valori solidi, i nostri valori, dobbiamo, se non ce li abbiamo ce li dobbiamo dare, se non ce li abbiamo, se ce li siamo dimenticati, dobbiamo ritrovarli perché gli altri ce li hanno e questo è il nostro problema. Gli altri ce li hanno e noi non ce li abbiamo. Gli altri sono bilingue e noi siamo monolingue. Cambia tutto. Allora, chi guarda molto lontano, ad esempio la Cina, dal lato dei suoi 4.000 anni di civilizzazione, di civiltà, ha già risolto il problema. I nostri politici non vedono al di là del naso perché non hanno né la cultura politica, né la cultura in senso lato, né la preparazione geopolitica, né un senso di previsione. Da noi non si fanno più i piani quinquennali che si facevano e si fanno in Russia. Se avete la possibilità, ascoltate le interviste di Oliver Stone a Putin, che sono molto istruttive, fanno vedere quello che dovrebbe essere un capo di Stato, un vero capo di Stato, che fa un programma di 5 anni e ottiene i risultati e viene confermato non perché dei servizi segreti, ma perché ha fatto diventare ricchi quelli che prima erano poveri, cioè ha dato benessere al popolo. E chi è che da noi fa questo? Noi abbiamo gente che si suicida per Equitalia, noi abbiamo uno Stato canaglia, in senso lato, e dei corrotti al potere, che abbiamo eletto noi. E perché li abbiamo eletti? Perché non abbiamo valori. Non abbiamo bisogno, dobbiamo ritirare la delega a queste persone. Dobbiamo riuscire a governarci da soli, la tecnologia lo permette, ma soprattutto crescere le nuove generazioni con dei valori, perché sennò diventeranno dei ragazzini estremisti, preda di qualunque ideologia totalitaria. Allora, torno al futuro che si apre, spero di rispondere un po' a tutto. La Cina ha acquistato da governi corrotti del Centro Africa una quantità di territorio pari quasi all'Irlanda e ha edificato delle città per il momento fantasma che verranno popolate dai coloni. Verranno popolate dai coloni cinesi e i negri sotto rimarranno schiavi a fare gli agricoltori per coltivare ortaggi e cereali per la Cina. Perché sanno benissimo che la prossima guerra sarà sul cibo e loro hanno già risolto il problema perché hanno una visione, è un problema di visione, i valori sono la nostra vision, come si chiama nel marketing. Noi non abbiamo più vision, non vediamo al di là del naso, non c'è vision, detto alla marketara, detto in termini filosofici, non abbiamo una visione. Loro ce l'hanno, sanno già che ci sarà questa crisi e si sono attrezzati. È orribile vedere palazzoni tipo case popolari, però futuristiche, al centro del deserto. Arriveranno i coloni, come all'epoca del fascismo, quando Mussolini fece spostare, offrì la terra ai coloni friulani, emiliani, romagnoli, che morirono di fame, ai contadini senza speranza. La terra da coltivare è il benessere. E li sposto tutti nell'agro Puntino, vicino a Roma, nel Lazio, dove diventarono, crearono un giardino. Ancora oggi il Lazio è una delle realtà con un'agricoltura che cioè prodotti magnifici che nascono da queste generazioni. Adesso la cosa paradossale è che i giovani figli, i nipoti, i figli dei coloni dell'epoca fascista non vogliono più lavorare la terra perché, come si sa, la terra è bassa e fa fatica, per cui sono arrivati i coloni in numero pari quasi a quella dell'epoca mussoliniana, circa 30.000 Sikh indiani,
In Emilia i Sikh sono richiestissimi, sono una colonia enorme, perché loro sanno trattare con i bovini, con le mucche, perché loro rispettano la mucca, la trattano bene e dà il latte più buono. Per cui adesso il parmigiano reggiano è ancora buono, forse migliore, perché ci sono gli indiani. Ma perché nessun giovane italiano vuole più coltivare la terra, vuole più andare a fare quei lavori lì. Perché noi ci crediamo chissà che cosa, e torno sui valori, la propaganda, per noi è stata propaganda interna anche quella del boom economico, cioè senza andare lontano sulla propaganda nazista, su quello che è stato, esiste anche la propaganda odierna, quella del benessere. Noi siamo stati bombardati per tutto il dopoguerra dall'ideale americano del benessere, due macchine in ogni garage, due automobili in ogni garage. Noi vedevamo i film americani e dicevamo anche gli anni 60, pensavamo di essere, abbiamo campato sul piano Marshall a sbafo, senza produrre nulla, con soldi che sono stati mangiati dalla Democrazia Cristiana e da i corrotti politici che già c'erano, ma in parte lavoravano, perché una parte dei soldi dovevano dimostrare di utilizzarla in piani e in infrastrutture. Infatti le autostrade come l'Autostrada del Sole e altre opere non sono state mai più fatte. Noi oggi abbiamo dei sindaci inetti come la Raggi del Movimento 5 Stelle, che non è capace nemmeno di riempire le buche per strada. All'epoca si facevano le autostrade. Tutto questo può essere propaganda, non è imputabile alla pubblicità, è imputabile al sistema, al palinsesto multimediale con cui ci hanno venduto un ideale di vita, ci hanno convinti che è bello, è possibile avere un benessere totale per tutti, un sogno irrealizzato, ricchi tutti. E su questo devo dire che il ventennio berlusconiano ha le sue responsabilità, perché noi siamo stati intossicati da telenovelas e da spettacoli, da serie assolutamente indegne come Dallas e Dynasty, che hanno fatto presa su un grande pubblico perché tutti sognavano di stare bene come i ricchi di Dallas e Dynasty, che pagavano la loro ricchezza con un po' di dispiaceri personali, perché in fondo anche i ricchi piangono, ma poi alla fine erano ricchi e anche tu potrai essere come loro. Questo ha inquinato, non la pubblicità. La pubblicità ha informato che esiste quest'acqua minerale, non può modificare i valori. A me serve l'acqua minerale, è un bisogno precedente alla pubblicità. Le ricerche di mercato, del marketing, individuano la mia esistenza, scoprono che c'è una nicchia di mercato dove serve quest'acqua minerale, e immediatamente si scatena la gara fra le marche a chi riempie quel buco di mercato, questa nicchia di mercato, per primo. Si chiama positioning. Questo è, non modifica i valori, questo è semplicemente rispondere a un'esigenza reale, concreta, non modifica i comportamenti. Altra cosa è la propaganda ideologica, altra cosa è il palinsesto televisivo, altra cosa è la fiction di perfino Star Trek, Hollywood. Ci sono dei saggi su questo formidabili che non sono stati mai tradotti in italiano, dovete leggere in inglese, dove si dimostra che Hollywood si è prestata per oltre metà della sua attività alla propaganda dell'ideologia americana nel mondo, da Walt Disney fino a Star Trek, che dipinge una federazione unita di tutti popoli sotto un unico governo, guarda caso americano, va bene? Perché Star Trek apre questo scenario, ma non è l'unico, perché tutte le confederazioni spaziali galattiche sono sempre il governo centrale. Il sogno americano è quello del governo mondiale, il governo globale. La globalizzazione nasce per questo, perché riuscire a uniformare il mercato. Coca-Cola dappertutto, cioè la Coca-Cola è arrivata nel 2005 in Iraq, in un clima di ricostruzione, tra tutti gli aiuti umanitari che arrivavano, una delle prime cose che hanno fatto è mettere lo stabilimento di Erbil. Ma prima di ricostruire il paese metti una fabbrica della Coca-Cola? Ma questo è assolutamente ridicolo, è ipocrita e ridicolo, io dico anche criminale. Però se non ci svegliamo da questo sogno, i nostri valori sono i nostri, non quelli che ci dicono altri, ce li dobbiamo riprendere, appartengono a noi. Soltanto così ci possiamo difendere, altrimenti siamo morti. Due interventi già programmati, dico due parole, scusate, non c'ero proprio finestra,
appena detto il professore, due P, di valori, mi vengono in mente due P. La prima riguarda quella dinamica punizione-perdono. Prima punizione, o punizione-perdono. Perdono sarebbe qualcosa del premio. Perché non funziona questa piccola dimensione pseudologica? Perché manca un terzo elemento. Perché è un binomio tutto spostato sulla dinamica mercantile. Io do qualcosa a te e viceversa. Manca un terzo elemento, che in realtà non manca, solo che ogni volta, magari qualche volta ci sono dimenticato. Il pentimento. Il pentimento è quel modo di relazione tra chi chiede il perdono, dovrebbe spuntare una punizione, ma in realtà è la cosa che poi rende vivo. Evidentemente una dinamica simile senza il pentimento non ha senso. Ed è una cosa che da 500 anni fa, insomma, in qualche modo qualcuno aveva provato a mettere in crisi. E la seconda P invece è uno di quei valori che forse possono farci uscire da questa dinamica. Ed è un valore, non saprei dire se occidentale, comunque cristiano sicuramente sì, la pace. Quando si persegue un valore di questo tipo, forse è più difficile cadere dentro la dinamica mercantile, dinamiche per le quali io do qualcosa a te solo in cambio. La pace è un'altra relazione, è una regola tra di noi, tra le persone, che stabiliscono un modo per vivere insieme senza farsi la guerra, senza arrivare alle occupazioni, senza pagare pirati, che sono un'altra mercenari per poter ottenere quello che con la pace non si riesce a ottenere. Sono due interventi. Prima. Non c'è la mia domanda impertinente, però la figura gigantesca di Vertese qui dentro, Paolo Dall'Oglio, era certamente un religioso che non aveva a che fare con la Chiesa di cui lei ha criticato le persone. Si è laureato in lingua araba, è rimasto sul posto, conosceva non so quante lingue e non solo. Dei monaci ortodossi non conosco la questione, quindi non so dire se fossero di quel valore. Dunque è stato rapito ad agosto, noi l'abbiamo visto a maggio, ci ha raccontato del gas, del metano e altre cose in maniera molto precisa. Secondo lei che giochi a Roma? Non avrò nessun gioco, io seguo Dall'Oglio perché è amico di amici miei, cioè una persona che fa parte un po' della mia cerchia di amicizie per interposta persona, cioè, conosco tutta la sua vicenda. Lui è stato rapito da delle bande islamiste soltanto per quello che rappresentava, cioè perché era un uomo molto in vista. Dal punto di vista del suo lavoro, lui ha fatto un'opera che non è di evangelizzazione. Lui ha dimostrato che musulmani e cristiani e altri credi possono pregare insieme. Questa è una grande conquista, perché noi, soprattutto voi, siete in una chiesa che ha ancora il vizietto del proselitismo e della colonizzazione. Abbiamo abbandonato, ogni tanto gli scappa questo automatismo, ma non è solo della Chiesa. Sì, Fedele, no, c'è l'incontro tra i cristiani, il mondo vanno a pregare gli arabi a San Fedele. Aspetti, no, questi sono degli episodi singoli, no, io sto parlando di tutta la Chiesa, se le va a vedere in provincia, ci sono episodi, la Chiesa ha delle contraddizioni al suo interno, ci sono delle aree che sono riconosciute. Il cristianesimo diverso, il cristianesimo di comunione e liberazione non è lo stesso cristianesimo degli ortodossi, non è lo stesso cristianesimo dei Milizia Cristi, non è lo stesso, cioè c'è un'aggregazione che è tenuta in piedi da una fede generica, comune, ma non è la stessa fede, perché alla fine ci sono valori diversi. Lei farebbe la messa anti-abortista in Valtevere, celebrando un rito, letteralmente un rito sulle rive del Tevere in favore dei feti morti gettati da quelle puttane delle donne che usano
l'aborto come sistema anticoncezionale? Lei come cattolica farebbe questo? C'è qualcuno che lo fa all'interno della Chiesa Cattolica, si chiama Milizia Christi. Prima riuscirete a liberarvi da questi corpi estranei che non sono infetti, presunti, ma questi aborti religiosi all'interno del cattolicesimo, prima riuscirete a condannare, a prendere una posizione chiara su che cos'è il cristianesimo, e prima la Chiesa uscirà dalla crisi. Questo per rispondere al discorso sui valori. Però Padre Dall'Oglio ha dimostrato una cosa grandissima, cioè quella di poter pregare insieme ad altri credi che si rispettano fra di loro. Si è messo molto in vista ed è diventato un bersaglio. Questa è stata purtroppo la tragica vicenda, per cui tutti quelli che in quei territori diciamo danno fastidio perché promuovono la pace, sono dei costruttori di pace, sono i primissimi a essere a diventare dei bersagli e possibilmente delle vittime. Mi dispiace questo perché ho seguito molto spero sinceramente che non niente, non c'è niente da fare. Per quanto so io da avanzare, non si sa nulla. No, si sa attraverso voci che arrivano dalla Siria, pare che la prima volta l'ha fatto uscire regolarmente. Sì, ma quello sì, quello che è uscita è andato anche in America, se non sbaglio. Ma guardi, tutti quelli che in un modo o nell'altro, questi è un territorio difficilissimo, perfino il caso del Geni funziona in un altro modo, cioè io a Sky News 24 ho detto una verità che era lampante, era evidente facendo una serie di collegamenti logici, e cioè che lui è stato una vittima a sua insaputa di un gioco più grande che andavano cercati i responsabili a Cambridge. L'ho detto tra i primi, subito. Perché? Perché l'hanno mandato. Allora, lui è stato una, come si dice, un analista di intelligence a sua insaputa, nel senso che era un ricercatore universitario, faceva ricerca sul campo, facendo interviste, però aveva anche collaborato, arrotondato con un'agenzia che si chiama Oxford Analytica. La madre ha cercato in tutti i modi di dire che non è una spia. Sì, ma non esistono solo i 007 operativi, quelli con la pistola, esistono anche gli analisti di intelligence, che sono spesso come dei ricercatori universitari, hanno lo stesso livello di preparazione, fanno ricerche sul campo e poi queste ricerche elaborano, i dati vengono elaborati da altri. Che cos'è Oxford Analytica? È una delle tante agenzie inglesi che fanno il lavoro sporco per i servizi segreti. Non è di servizi segreti, è di proprietà, diciamo, intellettuale dei servizi segreti. E qual è il lavoro più fiorente? Creare dossier. Allora Regeni ha partecipato senza saperlo alla raccolta di dati che serviva per elaborare un dossier che non avrebbe fatto lui, un dossier su Al-Sisi, il capo egiziano, no? Perché? Perché Al-Sisi era caduto in disgrazia, perché si era avvicinato alla Russia e quindi per noi, per gli alleati, per gli americani, era diventato un nemico. Nel momento in cui ci si sposta verso la Russia, perché dobbiamo riconoscere che dietro tutto c'è, cioè la vecchia buona guerra fredda, quindi o di qua o di là Al-Sisi ha fatto business con la Russia e quindi è diventato un nemico, e quindi dovevano detronizzarlo, trovare un modo per screditarlo come hanno fatto con Saddam. Un dossier che poi si è rivelato falso perché Tony Blair ha dovuto chiedere scusa, tanto ormai nessuno si ricorda più nulla, ma il dossier l'hanno creato gli inglesi con le loro agenzie di servizi. Una di queste è la stessa a cui ha collaborato Regeni, poi è sceso sul territorio, atterrato in Egitto, l'hanno acchiappato immediatamente, perché hanno dei servizi segreti molto efficienti. Ma la cosa più, se uno va a cercare di scavare, no? Il software con cui hanno intercettato Regeni è di produzione italiana. Siamo tutti coinvolti, tutti. Sente.
fatto anche altro di grado. La guerra è Bosnia, le dice. Poi, sì. Sì. Come si fa a sapere queste cose? Basterebbe utilizzare internet. Meglio. Meglio e scrivere fonte di informazione. Sì. Sì. Se voi partite dal fatto che tutto quello che passa sui media è propaganda, perché è gestito in funzione di... Io faccio un esempio. Ormai è lampante a tutti che la stampa di Torino è in mano agli israeliani. Perché? Perché c'è un direttore di parte, ma ha messo due colpi. Sì. Per il discorso della doppia cultura. Sì. Quanto meno si sa qualcosa dell'altra parte. Quindi, se ne viene un dubbio, se ragiono. Bisogna mantenere alte le nostre difese immunitarie, quindi la capacità di ragionare. Io vorrei fare dei corsi su questo, perché mi sono occupato di disinformazione. Per rispondere alla domanda precedente, ho dimenticato di dire sulla propaganda, è stato citato la propaganda nazista, ma c'è qualcosa di molto più recente. In un mio saggio ho pubblicato dei documenti della CIA con i corsi di disinformazione, tecniche di disinformazione per convincere la gente che loro hanno fatto internamente quando, all'epoca del conflitto Iran-Contra, okay, in Nicaragua, con le finte bande, no? Organizzate da John Negroponte, che è lo stesso che ha fatto rapire il mio amico Enzo Baldoni, che l'ho accusato direttamente, ma tanto, cioè, non cambia nulla, sappiamo che sono stati loro. Bene, in questo manuale di disinformazione della CIA vado a vedere le tecniche ed è tutta la retorica romana. È fantastico, perché noi la retorica romana ce la siamo dimenticata, non la studiamo più a scuola, loro invece la usano, perché gli americani non ne frega niente, dicono, beh, se questa cosa funziona, usiamola, perché no? Perché no? E la usano veramente, e funziona, perché se permettete, scusate, la retorica romana, siamo noi, eh? Allora, da Bosnia, finisco, sulla Bosnia, è una guerra che è stata inventata a tavolino, che è quella. E abbiamo distrutto l'unità di un paese, abbiamo buttato giù Milosevic, che era l'unico che, come Saddam e gli altri, teneva unita la Jugoslavia. Okay? Tutta la storia dei genocidi sono tutte cose che facevano parte di una guerra civile che era già stata innescata, ma una delle due parti, quella che voleva il Kosovo indipendente, erano islamisti. Milosevic in tribunale, è uscito nel mio libro sull'ISIS, si è difeso da solo portando dei documenti che dimostravano la presenza di Al-Qaeda nei Balcani, cioè quelli che volevano l'indipendenza, diciamo la Padania dei paesi balcanici, la Padania di lì, sarebbe il Kosovo, erano di Al-Qaeda. E che documenti ha portato Milosevic? Dei documenti ufficiali dell'FBI. Non è stato minimamente ascoltato, perché ormai doveva diventare l'agnello sacrificale della NATO. È chiaro? Con il risultato che adesso ci sono i video dell'ISIS dove ci sono i kosovari che bruciano il passaporto europeo, di questo paese inesistente che è stato creato a tavolino per creare un cuscinetto che divida l'Europa dalla Russia. Quindi il corridoio che si è creato sono stati tutti i paesi che sono diventati alleati in cambio di alcune cose, ad esempio la Romania ha i supercarceri segreti della CIA e così anche altri. Questo fanno il loro sporco, però in cambio ottengono una specie di protettorato da parte del paese più potente e più corrotto del mondo. Cosa succede? Che dal Kosovo vengono fabbricati. Viene fabbricato il numero più grande di jihadisti e di terroristi dell'ISIS. Ce l'abbiamo di fianco, grazie a Magolino, grazie a tutti quelli che hanno bombardato la Jugoslavia. Grazie. Dobbiamo fermarlo. Allora, ognuno ha la sua cultura, se l'ha persa se la deve ritrovare urgentemente, perché soltanto con la diversità noi possiamo sopravvivere.
se diventiamo schiavi della globalizzazione siamo dei morti viventi. Allora l'unico problema è questo: dove stanno i nostri valori? Questo è un altro discorso che ognuno deve fare, ce li dobbiamo cercare, dobbiamo evitare tutto ciò che è massa. La Chiesa Cattolica, per esempio, con la massificazione della religione, per questo prima parlavo di misticismo, perché il misticismo è individuale, è fuori dalla massificazione. Io non posso permettere che una Chiesa dica a me come devo amare, perché l'amore è un affar mio, non mi può insegnare a una regola, diciamo, di comportamento massificata quando io devo trovare una morale giusta, corretta. Posso rifarmi a dei valori, posso autocriticarmi, posso confrontarmi, ma non mi possono insegnare a gestire i sentimenti. Questo non è possibile. Allora, lo dico perché il patrimonio individuale è sacro e se usciamo dalla massificazione riusciamo a salvarci. Chiunque a livello politico, religioso, culturale tenti di irregimentarci in un credo di massa va combattuto. Voi dovete tenere il timone al centro e andare dritti, combattere per i vostri valori se li avete, se non li avete procurateli, ma combattete tutta la vita per i vostri valori, allora qualcosa succederà. Non potete accettare che siano valori dati da altri, sono i vostri. Una cosa che è un po' scioccata è che noi smettiamo di farci guardare le carte che dobbiamo andare soli. In prospettiva, idealmente, che non è più. Idealmente, il tuo canale, vuol dire la funzione di fare confrontare gli eventi, lavorare dei programmi, non è una cosa che si può. Le rispondo subito di questo. Cioè, noi ci siamo fatti ingannare dalla propaganda politica credendo che chi ci rappresenta ideologicamente è degno di fiducia. Cioè, un comunista o un cattolico va al governo e dice io sono cattolico come te, quindi no, senza l'occhietto e dice quindi puoi fidarti. E non è vero, non è vero. Perché non c'è più un partito cattolico, ammesso che sia giusto che ci sia un partito cattolico, e non c'è più nessun partito comunista. Le ideologie sono finite, le ideologie sono un fatto privato, come la religione per quanto mi riguarda è un fatto privato, l'ideologia è un fatto mio, personale, privato, che mi porta ad agire secondo una mia visione, ma poi mi confronto con altri, ma non posso raccontare la bugia che io sono il rappresentante della tua ideologia, perché questa rappresentanza è finita, non c'è più. Allora, il governo, le forze politiche devono essere rappresentanti di opinioni estese dei cittadini che non sono necessariamente le ideologie, ci si riunisce intorno a un programma, ma ci deve essere un programma prima, siccome non c'è programma adesso è una truffa. Il discorso è che l'amministrazione in termini contabili può essere già automatizzata, esistono i robot, esiste l'intelligenza artificiale, esistono delle cose che ci permetteranno di far fuori tutto quell'apparato di parassiti che stanno lì a fare la contabilità, quando la contabilità è un fatto matematico, aritmetico. No? Sulle altre questioni le lancio una provocazione. Se è vero che ci sono rappresentanti di sinistra o di destra, quando c'è da costruire un ponte, secondo lei esiste la possibilità di fare un ponte di sinistra o un ponte di destra? Non credo. Quindi cosa c'erano le ideologie? Esiste la possibilità e la possibilità di realizzarlo, che è una cosa tecnica, non ha nulla a che fare con l'ideologia, nulla a che fare. Quindi dobbiamo fare un salto di qualità per una democrazia più avanzata, che non passa attraverso la fede politica, perché la fede politica è una truffa. Non possiamo farci rappresentare da dei preti politici, perché il prete della nostra religione ci rappresenta religiosamente o è un riferimento, così come i politici sono gli officianti di questa farsa, perché ti raccontano che sono comunisti come te, raccontano che sono repubblicani come te e quindi ti puoi fidare. Si è rotto il meccanismo di fiducia, non vogliamo più intermediari, dobbiamo essere noi capaci di gestirci. Cioè io non posso pensare che lascio in mano tutto quanto al mio amministratore di condominio senza voler sapere più niente, dobbiamo occuparci di politica di più, in modo attivo.
Purtroppo sono venuti a mancare i luoghi della politica, non ci sono più le sezioni dei partiti, non ci sono i posti dove riunirsi, la gente non dialoga più, se ne sta a casa su Facebook. Ecco, questo è purtroppo è il grande handicap. L'altra cosa era sui valori. Sì. Allora, è vero, non ci sono più valori, a livello quasi individuale, ma voglio, pretendo nello stesso modo che nessuno tenti di convincere me, quindi io fermo dall'inizio ogni tentativo di proselitismo, di colonizzazione intellettuale, perché io la penso in un modo e poi voglio che tu la pensi in un altro e su questo ci confrontiamo. Se ci sarà una coincidenza su un determinato argomento, va benissimo, ma questo non significa che abbiamo creato una chiesa. Cioè, il problema della Chiesa è... Esatto, allora, no, la guerra scoppia, infatti con questo rispondo a una delle domande fatte da loro, la guerra scoppia quando qualcuno cerca di colonizzare qualcun altro, cerca di convincerlo a cambiare senza un motivo reale, senza forzarlo a diventare un'altra cosa. La guerra scoppia per quello. Non perché siamo diversi. Cioè, se abbiamo dei valori di rispetto, se esiste il valore del rispetto, io rispetto la tua opinione, la tua posizione, ma se tu tenti di convincermi oltre un certo limite, io ti faccio la guerra. Perché io ho il mio credo, la mia convinzione, che è valida quanto la tua. Se c'è il rispetto reciproco, invece, la guerra non scoppia. È una sfumatura non da poco. Sarà idealistico, però no. Sarebbe stato bene, ma lui l'ha fatto, l'ha detto ai giornali, io sono pentito, lo so, però il discorso che ufficialmente l'ha fatto, però il problema è questo, lui doveva sparire, cioè sparire dal palcoscenico, d'accordo? Penso che sarebbe stato più elegante, è una questione di eleganza, non è di morale, la morale c'entra di sfondo, nel senso che per il mio buon gusto io sarei sparito. Avrei fatto un'altra cosa all'interno della redazione, è già una fortuna che hai mantenuto il posto di lavoro, no? Cioè, ti è rimasto il posto di lavoro, basta così, mettiti da parte, abbi la buona eleganza di toglierti dalla vista, perché altrimenti lo metto sullo stesso piano di Fabrizio Corona, cioè Fabrizio Corona che dichiara, si vanta di aver avuto rapporti anche con Lele Mora, e quindi, no? Rapporti non economici, e quindi si mettono in mostra e diventano modelli per le nuove generazioni. Credo che comunque nell'analisi del professor Ballardini ci siano molti punti di lavoro possibili, perché l'analisi della criticità, usare un termine
tecnologia moderna, secondo me. Il professore evidenzia, a partire dalla necessità di un maggiore impegno in politica, più profondo, più consapevole, più strutturato e di una diciamo, ricerca necessaria del dialogo, due tracce di lavoro sulle quali noi siamo impegnati da sempre e che sicuramente ci vedranno ancora impegnati. Una battuta, insomma, il ponte dipende chi lo paga, a che cosa serve, e come è effettuata la procedura concorsuale per l'appalto, lì si può capire forse se è stato di vista, insomma, dipende da quello probabilmente. Anche da quello. No, oddio, in un mondo ideale forse potrebbe corrispondere. Vi lascio con due ulteriori inviti. Il 25 novembre sulla sede degli Avi Milanesi, convegno sul lavoro, fatto in collaborazione nell'ambito del lavoro che stiamo facendo, scusate, un'altra volta il bisticcio di parole, sul lavoro con Agri, Città dell'Uomo, C3SEM, Comunità del Lavoro, Rosa Bianca, insomma, siamo in tanti su questo tema, poi riceverete comunque di varie informazioni su questo via email, e la prossima lezione del corso, sabato 16 dicembre, è una tavola rotonda, in realtà avremo il professor Ivan Cavizzi, si occuperà della quarta riforma, una sua ipotesi di quarta riforma della sanità, insieme a Carlo Corchietti, che insomma, si occupa di questo tema in commissione Lombardia per la sanità. Grazie a tutti, buon fine settimana e buona domenica.